Un appuntamento in collaborazione con... Amici telespettatori, benvenuti. È la prima puntata di primavera, la 20ª puntata della 17ª stagione di Domenica Gol, e noi siamo felici di avervi qui tra noi, in mezzo a noi, e soprattutto una persona che ha fatto un po' come Vettel per arrivare presto negli studi di Soverato Rubra, qui lo studio 65. Comunque, buonasera a tutti. Il sistema per contattarci è sempre lo stesso: 336-2345-070 per mandare WhatsApp, oppure per telefonarci 0967-52-1675. Buonasera Fausto Varano. Buonasera a te Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Benissimo, oggi la Volley non ha vinto e quindi ha perso giocando in casa a Palmi. E noi da Palmi è venuto appunto a tempo di record. Buonasera Pietro Mosella, spero tu non abbia preso multe. Buonasera a tutti, no, non guidavo io, quindi buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. E noi ti ringraziamo per la presenza sempre puntuale. Le ragazze sono ancora in pullman e quindi perciò non abbiamo ospiti qualcuna delle giocatrici, come avevamo concordato con l'addetto stampa Saverio Maiolo, che comunque ci ha mandato tutti i tabellini. Andiamo subito a vedere quali sono stati i risultati di questa 7ª giornata della pool promozione per quanto riguarda la Volley, risultati che dicono parecchie cose e che ora andremo a esaminare grazie alla grafica di Sasai Apello. Olimpia Teodora Ravenna Mondovì 2-3, Golden Tulip Caserta Bartolcini Gioielleria Perugia 3-2, Itas Cittafiera Martignacco Barricalla Custorino 0-3, Volley Soverato Delta Informatica Trentino 0-3, Omag San Giovanni Marignano Zambelli Orvieto 3-1. Alla luce di tutto ciò la classifica vede Perugia 33, il Trento a 30, e mi sembra anche giusto, Barricalla 28, Marignano 27, Volley Soverato 24, Mondovì 22, Zambelli Orvieto 20, Ravenna 17, Caserta 16, Martignacco oggi. Pietro, 23 a 25, 20 a 25, 14 a 25, è stata una sconfitta un po' amara, soprattutto per dove si è giocata, più per come si è maturata. Diciamo che si è conclusa nel peggiore dei modi una settimana tribolata per il Volley Soverato. Questo non vuol dire che bisogna cercare alibi o scuse. Innanzitutto si devono fare i complimenti al Trento, perché si conferma seconda forza del campionato e si conferma di meritare questa posizione in classifica, perché ha vinto una partita. Abbiamo già alcune immagini della gara, hanno vinto una partita importantissima, giocando una buonissima pallavolo, dimostrando di avere qualità, esperienza, quindi i complimenti vanno anche a Trento. Da parte del Soverato rimane l'amarezza, perché probabilmente questa squadra ci ha abituato a prestazioni sicuramente migliori. Primi due set equilibrati, nel terzo poi c'è stato a mio avviso un calo proprio nervoso della squadra, che ha mollato, è partita subito sotto 7-0 nel terzo set, e quindi poi è stato facile il proseguo del parziale per Trento. Credo che comunque rimane sempre un ottimo campionato quello che sta facendo il Volley Soverato. Questa partita è una partita un po' particolare, perché è ovvio che questa settimana, con i problemi che ci sono stati per il Palascoppa, la squadra è stata costretta ad allenarsi in un altro palazzetto, in questo caso quello di Sant'Andrea, a cambiare gli orari degli allenamenti, quindi anche, come si suol dire, i bioritmi diversi per le atlete, ad orari particolari, poi a giocare la partita in un campo che non era il Palascoppa, quindi non loro. Non è una scusa, però è ovvio che la fase di preparazione della partita questa settimana è stata molto problematica. Pietro, per la squadra. Scusa, io vorrei capire un pochettino, non seguo tantissimo perché sai, impegnato in altre cose,
Ma domenica scorsa si era detto che era tutto quanto a posto, poi alla fine venerdì addirittura. Queste sono cose che bisognerebbe chiedere ai tecnici e all'amministrazione comunale. Ci sono stati dei rilievi che sono stati effettuati con dei lavori durante la settimana, perché quindi nemmeno il discorso dei 100 persone. A quanto ho capito sono dei rilievi statici che hanno dovuto fare, quindi di conseguenza è stata necessaria la chiusura dell'impianto per fare questi rilievi, perché ci sono stati di carotaggio, quindi qualcosa di importante. Quindi di conseguenza non si poteva accedere nemmeno per gli allenamenti alla struttura. Ovviamente c'era un'ordinanza infatti del sindaco che chiudeva praticamente la struttura, infatti anche le altre squadre sportive di Soverato sono dovute andare a giocare altrove, ma questa è un'altra situazione. Io resto perplesso lo stesso. Qua parliamo ovviamente della parte sportiva, e quindi la parte sportiva dice questo, ripeto, quindi... non è un alibi. Però è un dato di fatto, questa settimana è stata particolare per il Volley Soverato, per lo staff tecnico, per le ragazze. Ricordiamo che c'è stata solo ieri mattina l'ufficialità che la partita si giocava, e si giocava a Palmi, quindi anche questo va ad incidere. Trento ovviamente è stato molto collaborativo, perché ha accettato, quindi ha cambiato programma anche Trento per andare a Palmi a giocare anziché a Soverato. Ma Trento partiva stasera o domani? Non lo so, questo indipendentemente da ogni cosa, Trento avrebbe dovuto giocare in ogni caso in trasferta, e si sapeva che per Trento giocare la fase di preparazione è stata diversa. Nulla toglie i meriti di Trento, che oggi in campo ha dimostrato di essere un'ottima squadra. 19 muri in 3 set, leggendo il tabellino e lo scout la dicono lunga sull'importanza 12, e sulla forza 14. Di questa squadra. 19 muri in 3 set sono veramente tanti. Magari non si perdeva in questo modo. Soverato probabilmente è il rammarico forse per il primo set che, pur non giocando bene, la squadra è riuscita a rimanere attaccata alle avversarie, ha avuto sul 24-23 la palla per andare in parità. Ed annullare l'ultimo set point. Poi da lì è ovvio che Trento, poi 2-0, primo set vinto 2-0 avanti, poi nel terzo c'è stato un crollo. Pietro, ma tu che sei stato appunto lì, hai fatto la telecronaca, noi ce la gusteremo presumo già domani sera, come al solito. Decide Antonio Siciliano. Sì, sì, vabbè, allora mi sa che ce la possiamo gustare tra 10 minuti, se c'è il signor Siciliano al montaggio. Comunque, a questo punto, qual è l'aria che tira nello spogliatoio? Qual è l'aspetto psicologico? Perché una sconfitta ci può stare, anche due, però bisogna vedere l'impatto psicologico. Sicuramente adesso ovviamente così come pesano di più le vittorie, pesano di più anche le sconfitte. Mancano 3 partite alla fine della pool promozione. Soverato adesso è quinto, domenica affronta la capolista, che oggi ha perso a Caserta 3-2 e si è fatta rosicchiare 2 punti proprio da Trento, quindi ancora è bagarre per la promozione diretta, quindi ci sarà un Perugia molto agguerrito, ma presumo sia agguerrito anche il Soverato, che avrà gran voglia di riscatto. Si dovrebbe giocare di nuovo a Palmi, lo dico, perché le notizie che circolavano oggi, anche parlando con il presidente, si dovrebbe giocare di nuovo a Palmi domenica pomeriggio, forse ad un orario diverso rispetto ad oggi, ma in settimana poi, come di consueto, anche attraverso i nostri TG aggiorneremo sulla situazione. E comunque, quindi, effettivamente anche i punteggi, il massimo è stato Aricò con 10 punti, poi Tanasse, Harley con 8 punti, non è stato... Hanno ruotato tutti i coach napoletano, oggi hanno giocato tutte, ha cercato di mischiare le carte, perché magari diversi elementi non hanno risposto come dovevano, però è stata una prova collettiva non buona in diversi fondamentali. Mi sento di dire che però ho visto una buonissima partita di Napodanno, il libero del Volley Soverato, che veramente è stata molto presente in difesa e ricezione, ha giocato un'ottima gara, però non è bastato. Ricordiamo che di fronte comunque c'era la vice capolista, perché se no a volte si cerca di deviare un discorso, o meglio, non si considera che comunque si giocava con la vice capolista, perché passa in secondo piano, se no la prestazione di Trento in realtà non è così. Questo, assolutamente no. E dobbiamo guardarci le spalle dal Mondovì, però domenica che ospita il Torino. Direi che insomma c'è un po' di bagarra anche nei posti per andare nei playoff, perché attualmente aritmeticamente non è fuori, tranne Martignacco, tutte le altre aritmeticamente possono entrare. E noi abbiamo... anche Caserta e lo stesso Ravenna ancora potrebbero entrare. E noi abbiamo Ravenna come ultima partita, se non vado errato, al momento Ravenna è lontano di 6 lunghezze. È un calendario non facile per il Soverato, forse 7 se ho contato bene. Affronta Perugia in casa e poi va a Marignano, che è una squadra comunque che in casa è molto forte, lo ha confermato anche oggi, e poi ospiterà Ravenna per l'ultima giornata
giornata della pole promozione. Comunque io continuo a dire che a questo punto, visto che è difficile arrivare secondi o terzi, servirà ancora una volta la versione di coach napoletano pompiere, cioè spegnere sia gli entusiasmi che le agitazioni per poter lavorare in un periodo che diventa un po' più lungo, perché sa... Ma poi, come potremo vedere anche nelle interviste post-gara, abbiamo intervistato i due tecnici, il coach napoletano è sempre ben saldo con i piedi per terra, è stato sempre pompiere in questa stagione, perché sa le insidie che nascondono queste partite, soprattutto quando il livello si alza come in questa pool promozione. Il Soverato ha tutte le carte in regola per accedere ai playoff, al momento c'è dentro pienamente, quindi è al quinto posto, si tratta solo di non mollare adesso, perché sarebbe pericolosissimo rischiare di chiudere con ulteriori sconfitte questa regular season. È vero che la seconda e la terza posizione adesso si sono allontanate, però ci sono anche una quarta eventuale o una quinta posizione da difendere. Attualmente sarebbe Soverato Mondovì in casa, quinta contro dovrebbe sesta. Essere quarta contro settima e quinta contro sesta. Mondovì, che Soverato Mondovì. Però c'è, tra, nelle prossime giornate c'è anche il derby tra Mondovì e Torino, che comunque la prossima, partita, se non vado, no, non, sì, non so prossima, se la, è una partita Torino, particolare. Sì. Ci però, sono tante partite difficili ancora, per tutti. Quindi Pietro, forse secondo me lo sforzo maggiore lo dovrà fare la piazza nel cercare di essere al fianco delle ragazze anche nel momento in cui la barca sembra dondolare. È ovvio, nei momenti di difficoltà bisogna rimanere vicini alla squadra. Devo dire che oggi c'era una buona cornice di pubblico a Palmi, non solo per i tifosi del Soverato che sono accorsi lì al Palazzo da Surace, ma anche una buona parte del pubblico di Palmi che è andata a vedere la squadra, perché comunque ricordiamo che Palmi nelle ultime stagioni aveva disputato la Serie A 2, ora si trova in B1, però comunque insomma è un pubblico che pallavolo ne ha visto e ne vede tuttora, e quindi ci sono stati parecchi spettatori anche di Palmi che sono andati a sostenere il Soverato. Non vorrei dire, ma mi sembra che la regia abbia pronte anche le interviste, vediamo se se ci danno, ecco, perché l'abbiamo detto. Allora, il comandante Antonio Mauro dice un attimo. Mi inserirei un attimo per aprire una parentesi, perché ieri, ormai mi sto appassionando alla pallavolo, sono stato al Palagiovino, dove ci sono stati i play-off, e vorrei che la regia mandasse in questo caso, se possibile, le fotografie che ci hanno inviato, se è possibile. Comunque ci sono stati i play-off per il passaggio in Serie C tra Z Group Catanzaro e Volley Spes Praia, ed è stata una partita bellissima, 2-0 i primi due set per il Praia, e poi rimonta clamorosa della Volley Z Group Catanzaro, che ha vinto 3-2, addirittura 18-25, 20-25, 25-18, 25-21 e 15-12. Ma Giorgio ha tutto tondo nella pallavolo. Sì, pallavolo maschile. Mi rivolgo al professore Varano. Di Serie D, ma veramente entusiasmante. E ora dovranno fare la terza partita, quella decisiva. Ecco, queste sono le immagini, poi hanno festeggiato abbondantemente. Dovranno fare la terza partita a Praia, e la vincente si giocherà poi tutto in un'altra finale. E ne conosciamo diversi di quella squadra. Sì, c'è Valerio Pierri, che c'era anche il suo fan club. C'è Marco Di Resta, Francesco Mazzarelli, che giocavano nel Soverato maschile qualche anno fa. Vedi e quindi ci hanno messo veramente mordente, perché c'è stato un momento in cui sembrava fosse tutto finito, invece la Z Group ha stretto i denti e ha vinto. Quindi ora aspettiamo le interviste. Nel frattempo volevo chiedere a Fausto. Fausto, tu da tifoso della Volley, di che umore sei? No, io resto convinto che, come dice Pietro, è un campionato positivo. D'altra parte, una volta sfumata la possibilità di prima o seconda posizione, sì, bisogna giocarsele, perché sperare poi di arrivare quarto o quinta cambia poco, perché alla fin fine faresti la partita di semifinale di quarti di finale in casa, e quindi non cambia molto. Probabilmente magari in questo momento ci potrebbe essere un attimo di relax, visto com'è la situazione di classifica, per prepararsi poi a quelle che potrebbero essere le partite decisive. Sappiamo, come avviene anche negli altri sport, che quelle partite che poi decidono il passaggio del turno diventano altre partite rispetto a un campionato, rispetto a quello che è stato precedentemente, e quindi è facile, probabile che adesso il Soverato magari stacchi, tra virgolette, come si dice, un pochettino la spina dal campionato, per riattaccarla poi nella parte dei quarti di finale. E Pietro, tu invece come la percepisci? Perché tu sei un fine tecnico, no, magari non ti vuoi sbilanciare, sei però troppo buono. Dacci qualche chicca, qualcosa troppo che buono. Chi potrebbe essere a prendere per mano la squadra ora e a portarla? Io credo dove... che sia più un... Allora, un calo fisiologico ci può pure stare nel corso della stagione. A mio avviso però la questione è un'altra.
ormai il Soverato non è più una sorpresa, è una realtà di questo campionato e quindi anche le avversarie l'affrontano in maniera diversa. Sapevamo già che in questa pool promozione c'erano squadre molto attrezzate, sarebbe stato più difficile. I fatti lo stanno confermando, coach Napolitano lo diceva sempre. Non a caso, lo ripetiamo, l'abbiamo detto già domenica scorsa, ma la classifica parla chiaro. Dell'altro girone. Nelle prime 5 e le prime 4 sono dell'altro girone. L'unica del girone A è il Soverato, che però è al quinto posto. Questa la dice lunga anche sulla forza e la competitività che c'era nel girone B, che è quello dove... che adesso sta comandando la pool promozione di fatto. Quindi il Soverato sta facendo una grande stagione, ma ci sono anche le avversarie, ci sono squadre più attrezzate che in queste partite magari hanno un po' più di esperienza. Il Soverato è anche una squadra molto giovane, quindi può pagare anche un po' di inesperienza in questo caso, ma credo che sia fisiologico. Io non sarei così allarmista, come si suol dire. Direi più che altro che ora è un momento difficile, perché comunque anche per la situazione si tornerà a giocare a Palmi, non si giocherà al Palascoppa, quindi bisogna stringersi tutti attorno a questa squadra, perché domenica arriverà un Perugia molto... Ma ha ritrovato le infortunate il Perugia o è ancora con delle assenze? Da quanto ho visto oggi pare abbiano giocato tutti, hanno perso il rimonta 3-2, erano avanti 2-0 su un campo comunque ostico come quello di Caserta, però ora hanno 3 punti di vantaggio su Trento, quindi è tutto aperto per la promozione diretta, anche loro vorranno fare il risultato pieno, quindi sarà una partita molto difficile per entrambe, sia per il Perugia che per il Soverato. Ma perdonami, perché questa domanda l'ho già fatta e sono stato un po' bacchettato poi dopo, però onestamente, dovendo incontrare 5 squadre per quanto riguarda il girone, quello del Perugia, e dovendo incontrare il Martignacco, penso che sia anche uno dei motivi per cui stanno tutte e quattro nei posti davanti quelle. Però è una torniamo cattiveria. Al discorso di prima, noi l'abbiamo affrontato nel nostro girone in regular season, loro lo affrontano adesso. Quest'anno si è scelta questa formula che sicuramente c'ha delle falle, a mio avviso. Però deve essere Caserta, che era la esatto, c'era la squadra Caserta, era giudicata da tutti, esatto, una delle squadre candidata al salto di categoria in questo caso nella pool promozione non lo sta facendo bene, cioè non sta facendo in base alle potenzialità che ha il suo roster, quindi alla fine purtroppo il calendario è questo e ormai Martignacco affronterà le altre. E allora continuo a mangiarmi le unghie da solo in silenzio. E allora l'ultima domanda volevo farti, Pietro. Stacchiamoci un attimo, non pensiamo al nome Soverato, ma guardiamo un po' questa classifica e questo campionato. Sì. Tu che l'hai seguito tutto dalla tua postazione privilegiata, diciamo, di poter commentare e parlare, secondo te qual è a fine campionato il posto giusto per semplici meriti del Soverato, senza mettere poi in campo tutti quei fattori che alla fine incidono sulla classifica? Io continuo a dire quello che ho sempre detto. Se a me a settembre avessero detto che il Soverato a questo punto della stagione fosse stato quinto, io personalmente Pietro Mosella avrei firmato. Poi è ovvio che l'acquolina in bocca viene man mano che arrivano i risultati, magari qualcuno avrà fatto anche pensieri ancora più positivi visto il campionato che hanno fatto le ragazze, però obiettivamente ci sono anche squadre che sono state costruite per il salto di categoria e che ora il loro valore lo devono far venire fuori proprio in queste gare, quindi credo che il quinto posto del Soverato sia un posto innanzitutto meritatissimo per quello che ha dimostrato questa squadra in campo, e secondariamente credo che in questo preciso istante sia un posto giusto per la squadra. Perfetto. Ora vedremo le altre 3 partite che mancano da vedere e poi insomma si tireranno comunque le somme alla fine della pool promozione, prima dei playoff. E allora lo sai che aumenta la responsabilità, perché tu ce le racconterai e quindi noi dobbiamo poterle vedere, cioè noi non veniamo a Palmi, però le vediamo con i tuoi occhi. Potrai venire domenica prossima, Giorgio, a Palmi. E c'è Montepaone e San Luca, mi sa che... non puoi, devi fare la telecronaca, se no Antonio Mauro ti bacchetta. Però mi sa che vuole venire Fausto Varano. Comunque stanno ancora lavorando alacremente in regia. E dovremmo averle, quindi noi ringraziamo Pietro Mosella, ora avremo le interviste due tecnici. Di fine partita, lui sa già di cosa si tratta, ma aspettate, lo vedremo tra un attimo, e poi la pubblicità. Grazie Pietro per l'enorme professionalità dimostrata arrivando da Palmi senza neanche passare da casa, smadonnando un pochino, ma lo stesso no, io non smadonno mai lo stesso professionale. Grazie Pietro, grazie, buona serata, buon proseguimento di serata. Coach Bruno Napolitano, commentiamo questa sconfitta qui a Palmi del Volley Soverato 3-0 contro il Trentino.
al termine possiamo dire di una settimana molto tribolata, è inutile negarlo perché non deve essere un alibi ma è la realtà dei fatti. Alla fine arriva una sconfitta, primi due set equilibrati, nel terzo poi Soverato è crollato probabilmente anche dal punto di vista nervoso. Guarda, è un'analisi molto molto complessa da fare, non è così semplice. L'analisi di questa partita qui è veramente molto molto difficile. Mi devo necessariamente limitare a fare un'analisi di campo perché altrimenti rischierei di andare fuori pista. E questo non voglio farlo. Parto dal concetto che secondo me Trento è più forte di noi. Per cui al di là della settimana che abbiamo vissuto, l'onestà intellettuale mi porta a dire che molto probabilmente la partita avremmo dovuto comunque sudarcela, come di fatto è stato stasera. Poi è chiaro che la settimana non ci ha aiutato. Trento è una squadra che oggettivamente è un po' più attrezzata di noi. C'ho un po' il rammarico per il primo set, perché nonostante il livello di errore molto alto da parte nostra, abbiamo avuto la palla del 24 pari. E queste sono quelle partite che un set, soprattutto quello con cui inizi la partita, può fare la differenza. Abbiamo giocato molto bene, secondo me, primo e secondo set, se non fosse stato altro che sono stati condizionati dal livello di errore molto alto. E questo è un gran peccato, perché poi tu giochi, però poi l'errore vanifica tutto. Terzo set sinceramente abbiamo avuto un calo che secondo me è stato evidente essere un calo di tipo nervoso. Abbiamo un po' rigurgitato tutto quello che insomma c'è passato in questa settimana davanti, ecco, questa è un po' l'analisi. Ovviamente senza nulla togliere, la mia domanda era riferita alla prestazione del Soverato, nulla togliere alla vittoria di Trento che è meritata, che conferma la sua forza, sesta vittoria consecutiva, non si trova al secondo posto per caso il Soverato, probabilmente ha un po' di rammarico per i primi due set, perché nel terzo ovviamente partendo sotto subito 7-0 si è complicato tutto al cospetto di una squadra che invece ha murato tantissimo, ha giocato bene in tutti i fondamentali. Ma voglio dire, Trento è una squadra attrezzata per il campionato che sta facendo, di vertice, è stata superiore a noi in tutti i fondamentali, noi continuiamo a soffrire di percentuali d'attacco molto basse, se questo vogliamo diciamo in qualche modo usare come analisi. L'analisi è che le percentuali nostre d'attacco sono molto basse e a questo livello ovviamente fai veramente tanta tanta fatica con quelle percentuali d'attacco. Io ho sempre detto, questa è la nostra, è una squadra, io sono, voglio dire, la sconfitta di stasera come la sconfitta di Torino non cambia di una virgola l'opinione che io ho di questa squadra. È una squadra futuribile, è una squadra che è stata costruita per non quel campionato che ha fatto, ma per qualcosa che oggettivamente nessuno c'è. Insomma, non ci accreditavano per il campionato che abbiamo fatto. Può continuare ancora a crescere, però devo aggiungere, una squadra che fino adesso ha basato le sue prestazioni su degli equilibri molto sottili, proprio perché non avendo delle giocatrici di riferimento, vista anche la giovane età, doveva per forza basarsi sul sistema. Ovviamente adesso un po' lo stiamo pagando perché mentalmente non riusciamo più in questo momento a ripetere quel livello di attenzione, ma è fisiologico, è normale. Non è certo per me motivo di critica nei confronti delle giocatrici, assolutamente. Coach Nicola Negro, tre punti importantissimi per il Delta Informatica Trentino qui a Palmi contro il Volley Soverato, un'ottima prestazione, 3-0, rafforzata la seconda posizione, probabilmente un passo decisivo in questa pole promozione. Questa è una vittoria molto importante per noi, pesante, contro una squadra che finora ha espresso un bel gioco, una bella pallavolo ed era uno scontro diretto. Quindi valgono doppio questi punti sicuramente. Abbiamo fatto più fatica del solito con il nostro attacco, questo perché Soverato è andato in campo molto aggressiva con il servizio e anche il muro difesa ha lavorato molto bene in difesa contro noi oggi e abbiamo fatto più fatica del solito, però la mia squadra a muro ha espresso qualcosa di incredibile, 20 muri in 3 set sono un dato strepitoso e non posso che fare i complimenti ancora una volta alle mie ragazze per questa ennesima prestazione. Due set, i primi due equilibrati, anche se si aveva sempre la sensazione che Trento potesse avere il bandolo della matassa, come si suol dire, dalla sua. Nel terzo set invece siete partiti subito 7-0 e praticamente avete chiuso la contesa. Una squadra che si è dimostrata continua nel corso della partita, sia per i tanti muri messi a terra, ma anche per la qualità di gioco espressa. Sì, questa è la nostra sesta vittoria di fila, e le vittorie non vengono a caso, le vittorie vengono perché c'è un gruppo, una squadra che sta lavorando forte in palestra e riesce poi la domenica ad esprimersi in questo modo. Se continuiamo con questo livello possiamo essere fastidiose per chiunque.
A questo punto, mal che vada, se si continua così, si potrà chiudere la pool promozione al secondo posto per Trento e quindi accedere direttamente alle semifinali. Questo Trentino si sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo di protagonista anche nell'eventuale post-season. Ma in realtà ci mancano ancora un po' di punti per essere sicuri almeno del terzo o del secondo posto e saltare i quarti di finale. Torino e Marignano hanno un calendario sulla carta un po' più agevole di noi, quindi dobbiamo difendere fortemente questo secondo posto se vogliamo avere il turno di riposo e pensare direttamente alle semifinali. Ancora la strada è lunga, mancano ancora 3 partite, dobbiamo prendere una alla volta. Interviste, anche qui dobbiamo fare i complimenti alla nostra squadra perché riuscire a mandare le interviste fatte a Palmi con tutti i trasferimenti eccetera è sicuramente importante. A questo punto però vediamo se la regia mi fa un cenno, dovremmo mandare la pubblicità oppure entriamo subito nel nuovo blocco, quello calcistico, che stasera è particolarmente intrigante e appetitoso. Regia, cosa mi dite mai? Vediamo, Fausto, tu senti dei segnali dalla regia o vedi dei segnali di fumo? Pubblicità. Pubblicità, e allora ci andiamo. '1492, la scoperta dell'America. '1969, il primo uomo sulla luna. Ciao mamma! 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta, solo con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. 500L diesel con cruise control e Bluetooth da 15.750 euro e con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. Andate, andate. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località comuni condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Eccoci qua, allora comincia quasi perfetto orario il secondo blocco, quello dedicato al calcio, e perdonatemi ma stasera abbiamo un ospite al quale sono legato a tante storie calcistiche perché lui è anche un pezzo di storia del calcio comprensoriale e quasi regionale, vorrei dire. Buonasera, lo inquadriamo subito, Sonny Barbuto, e la regia lo inquadra. Buonasera a te, grazie a tutti e buonasera anche ai nostri teleascoltatori. Ti hai chiamato vecchio, Sonny? E sono vecchio forse per l'anagrafica, ma l'anagrafica calcistica, quella invece biografica ancora ci guardiamo la mano, come si dice in gergo pokeristico. ASD Catanzaro Lido 2004 con ben 5 ottimi giocatori. Ora, se mi segue la regia quanto Luca Franco, partiamo dalla seconda fila perché c'è Enrico Carrozza, centrocampista. Vediamo, eccolo qui. E quindi un saluto da parte di Enrico Carrozza. Poi Cristian Cappellupo, che a seguire, vediamo se la regia vi inquadra perché siete giovani e quindi avrete un pubblico femminile che vi sta seguendo. Poi col microfono vicino alla bocca, così viene più semplice. E poi Francesco Mannolo, ho anche indovinato l'accento, presumo. In basso, alla destra e alla sinistra di Sonny, troviamo Flavio Borelli. Buonasera a tutti. E Giuseppe Bruno. E allora, eccolo qua, ci manca Giuseppe Bruno. Mi permetto di chiedere a Cristian, che è quello che ha il microfono in questo momento. Ah no, ce l'ha... Cioè Giuseppe, siete venuti accompagnati, chi dobbiamo salutare in bassa frequenza ai lati delle telecamere? Che abbiamo madre, padre e sorella di chi? Di Giuseppe Bruno.
E quindi e sono lì che ci stanno mandando anche in diretta, perché ricordatevi, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo anche alla radio, perché sulla radio Amica in Blu 97.3 MHz ci siamo, e quindi è una buona, è una buona base d'ascolto. Allora, quindi partirei proprio da chi ha il microfono, ruolo e caratteristiche della Z Catanzaro Lido 2004. ASD. ASD, me lo pensavo ancora alla pallavolo. Sono il portiere. Categoria? Giovanissimi regionali. Caspita, come sta andando il campionato? Bene, l'abbiamo già vinto con 3 giornate di anticipo. E quindi se, perciò siete venuti in scioltezza. Passa al tuo amico dietro. Ruolo e caratteristiche? Attaccante, esterno destro. Quanti gol in? 16. Tutto merito del mister o merito tuo? Merito del mister. Certo. No, devo dire che è merito suo, anche perché è stato abbastanza infortunato in questa stagione, ha avuto un mesetto e mezzo di problemi fisici, quindi avrebbe potuto fare qualche gol in più, se li risparmiati per le fasi finali, speriamo. E invece Christian? Io sono centrocampista, ma sto giocando in difesa, al servizio della squadra. D'utilità tattica, il verbo del mister presidente, e l'abbiamo detto già prima nella presentazione, possiamo dire qualcosa su Sonny Barbuto, che tanto non ci sente nessuno, anche qualche cattiveria? Che c'è da dire? Ci ha guidato in questo campionato dove, diciamo, ha raccolto ragazzi da tutte le parti e siamo partiti dal nulla. E comunque averlo vinto con 3 giornate di anticipo, con 143 gol all'attivo, è, diciamo, un onore per noi che veniamo da paesini dove, cioè, non abbiamo mai avuto l'onore di arrivare a questi livelli. E quindi chiediamo a Enrico da dove venite, puoi dirci tu e i tuoi compagni. Sì, noi veniamo da Terzale, ci siamo conosciuti, a noi mister Sonny faceva il professore alle terza media e ci ha avvolto in questo suo progetto, abbiamo deciso di andare tutti e tre e siamo molto felici della scelta fatta. Bene, Flavio ci è rimasto, e allora passa il microfono. Lui è già microfonato. Ah, perfetto Flavio. E allora dobbiamo aggiungere qualcosa, tutti di Terzale. No, siamo 3 di Terzale, uno di San Leonardo di Cutro, e no, tutti e 2 di San Leonardo di Cutro. E quindi salutiamo anche San Leonardo di Cutro. Ma di San Leonardo di Cutro. Sì. Ecco. Io ho avuto un Mannova a scuola quando sono stato a San Leonardo di Cutro, ma sarà un tuo parente sicuramente. Benissimo. Molti anni fa, parliamo di qualche anno fa. Però magari è facile pure che tu sia un tuo papà o un tuo zio. È stato bello perché nella pre-partita, chiamiamolo così, hanno tutti abbracciato e qualcuno ha anche baciato nonno Fausto con grande affetto. Lo potete ritrovare su Instagram, sì, proprio Mannolo, e c'era già feeling. Quindi Fausto, io partirei subito con la Serie D, visto che la Volle l'abbiamo già esaminata. Vediamo risultati e classifiche. Grazie sempre alla nostra squadra, Sassai Apello, Alto Luca Franco, Giovanni Condò e Antonio Siciliano, il nostro signor Siciliano. Prego regia, vediamo cosa è successo nel girone I della Serie D. Eccoli. 28esima giornata, Locri Acireale 3-1, Palmese Bari 0-0, Portici ACR Messina 2-2, Igea Virtus Roccella 0-0, Nocerina San Cataldese 3-3, Castrovilla di Turris 1-1, Gela Cittanovese 1-6, Città di Messina Marsala 0-2, Troina Rotonda si gioca il 3 aprile. Vediamo anche la classifica. Bari a 66 punti, Turris 55, Marsala 46, Acireale, Portici e Cittanovese 41, Gela 40, Castrovilla di 38, Troina 36 e mi piace perché il Troina 36, Nocerina e Palmese a 37. ACR Messina 33, Roccella 30, Città di Messina e San Cataldese 28, il Locri a 30, quindi c'è qualche differenza che ora Fausto correggerà subito, Rotonda 23, Igea Virtus 20. Fausto, è tutto giusto o c'è qualche errore? Se invertire Troina con Palmese ci troveremo, perché la Palmese però va a 37 dall'altra parte. I numeri sono giusti. Va benissimo. Allora, in attesa del collegamento telefonico, dici tutto, Fausto. Beh, diciamo che è stata una giornata, diciamo, abbastanza discreta per le calabresi, perché sono arrivati dei risultati positivi. Importantissimo il risultato del Locri, che ha battuto la Cireale in casa 3-1,
e quindi ha conquistato tre punti importanti, come la Città Rovese che è andata a vincere addirittura 6-1 a Gela. Fausto, buono il pareggio, scusami, sì, il pareggio di Palmese e di Roccella, e quindi una giornata positiva per le calabresi. Io stavo in maniera impertinente interrompendoti per due motivi. Lo primo, so che abbiamo Emilio Lupis al telefono, ma ce n'è uno ancora più importante. Stiamo guardando il programma da Modena, famiglia Taverna, nonni di Giuseppe Bruno, Forza Catanzaro. Giuseppe, ci sono i nonni, e quindi noi salutiamo i nonni, inquadriamo anche Giuseppe. Come si chiamano i nonni? Sempre col microfono, se no non lo sapranno mai a Modena. Nonno Pietro e la nonna Piera. Perfetto, e qui noi salutiamo i nonni e li ringraziamo perché da Modena ci stanno vedendo. Pietro e Piera. Emilio, buonasera. Emilio, Emilio Lupis, ci senti? Ci vediamo chiaro. Houston, ci siamo. Emilio, a te la palla sulla Serie D. Allora, sulla Serie D intanto non concordo con Fausto sulla bontà del pareggio del Roccella. Contro Ligia Virtus il Roccella doveva assolutamente vincere. Questi secondo me sono due punti persi sulla carta, poi non so sulla pratica, aspetto gli highlights. Per la Palmese sono finite le parole, nel senso che veramente stanno compiendo un'impresa incredibile. Se uno pensa a come è partita la squadra nero-verde, dove è arrivata oggi, 38 punti, pareggiando col Bari, Bari di fatto già in Serie C, Bari che è una corazzata, va fatto soltanto un applauso a scena aperta alla società, all'amministratore giudiziario, a Franceschini e ai ragazzi. Mentre effettivamente per il Locri questo punto è stato molto pesante, questa vittoria, chiedo scusa, è stata molto pesante perché dà ancora più valore al punto preso con le unghie e con i denti a Cittanova. Il Locri che oggi ha anche convinto, oltre che vinto, capace di reagire, mentre il Castrovillari forse può masticare un po' amaro, perché il Castrovillari è una squadra importante. Non è riuscito a portare a termine la vittoria, peccato, ma non ci saranno problemi per la permanenza, mentre la Cittanovese io spero che abbia riallacciato definitivamente il feeling con lo spettacolo al quale ci è abituati, e quindi secondo me può essere credibile candidata ai playoff. Sì, hai ragione Emilio, io dicevo il pareggio perché è un pareggio fuori caso, oltretutto con delle squadre tipo Rotonda e Igea che stanno cercando di giocarsi le ultime cartucce. Sì, è vero che doveva vincere, però alla fine il pareggio ha consentito a Locri e Roccella di mantenersi sest'ultima e quintultima, quindi giocherebbero il play-out in casa. Sì, oggi sarebbe Locri San Cataldese e Roccella Città di Messina, però è inutile fare attualmente questi conti perché già la settimana scorsa Locri era terz'ultimo e sarebbe dovuto andare proprio a San Cataldo. Questa è una situazione che cambierà ogni settimana fino alla fine. Il Rotonda oggi non ha giocato perché in Basilicata si vota, però ecco, io credo che adesso l'LND debba assolutamente farle giocare tutte assieme, perché ad esempio il Rotonda giocava sempre alle 3. Ora la contemporaneità deve diventare un obbligo, perché è tutto talmente punto a punto che Andreotti diceva a pensar male si fa peccato, molto spesso ci si azzecca. Io non sono mai stato andreottiano, ma ci aveva ragione. Comunque un fatto è certo, che la salvezza passa per i piedi dei giocatori del Roccella, perché dovranno giocare con la San Cataldese in casa a Rotonda, e poi se non mi sbaglio avranno anche in casa l'altra squadra che è pericolante, il Messina. Quindi voglio dire, alla fin fine sono artefici del loro futuro. Assolutamente sì, in questo frangente rientra un... Ecco. Mi sa che è andata via la linea con... Più, Emilio. Con Emilio, proprio quando stava dicendo una cosa decisiva. Volevo però inserirmi un attimo solo. Si sente? Emilio? È caduta lì, proprio per chiedere a Sonny Barbuto, col quale si può parlare un po' di tutto, Bari in Serie D, che effetto ti fa? Beh, sicuramente è stato un effetto positivo per noi spettatori, per noi addetti ai lavori, certamente per la società pugliese che ha militato tantissimi anni in Serie A. Sicuramente è stata una pagina triste, non si aveva nessun dubbio insomma che il Bari facesse un campionato a parte, e di fatto lo ritroveremo già dalla prossima stagione nel professionismo. Perfetto, Fausto, se non riusciamo a recuperare Lupis non saremmo noi, perché l'abbiamo già recuperato. Prego Emilio. Eccoci, eccoci. No, dicevo, c'è la questione sulla personalità che è importante,
Il Rocella oggi forse è stato carente nel non riuscire a vincere contro una squadra che ha un sacco di problemi, un ambiente anche abbastanza scoppiato. Queste sono cose che vanno considerate. Ribadisco, a Rocella le condizioni per fare calcio ci sono, perché è una società serissima, non c'è una pressione eccessiva, per cui si può fare bene, e speriamo bene. Io tipo per tutte le calabresi, spero che tutte si salvino, perché più squadre calabresi avremo in Serie D, meglio sarà per il movimento e più bello sarà anche il racconto. Certo. Io ci aggiungo che domenica il Rocella ospite il Troira, quindi la quarta squadra di quelle che possono essere sotto, e quindi speriamo che possa farcela la squadra di Rocella. Benissimo. Assolutamente. Emilio, noi come al solito ti ringraziamo, e sappi che vedere il post su Facebook che è finito il sabato di Stadio Radio per questa stagione un po' mi ha fatto dispiacere, ma è un segnale di quanto, di che cosa grande, avete fatto una cosa grandissima, non mi vengono neanche le parole per fare i complimenti. Allora, intanto non l'abbiamo fatta noi, la facciamo tutti assieme. Io ho scritto anche che siamo tutti indispensabili, ed è vero. Voi siete parte integrante di Stadio Radio, poi c'è Radio Amica in Blu che è diciamo la radio che copre soprattutto quella fetta di Calabria dalla quale voi trasmettete. Stadio Radio funziona perché Stadio Radio non è soltanto una persona, poi ci sono quelli che magari mettono più la faccia o la voce degli altri, ma ve lo assicuro, non andremo da nessuna parte, da soli soprattutto non daremmo continuità a questo progetto bellissimo che viene portato avanti in una terra che non è semplice. Questo fatemelo rivendicare. Cerchiamo di essere trasparenti e puliti con tutti, come noi ce ne sono tanti altri. Noi finché ci saremo lo faremo, come dire, fino all'ultimo respiro, e più contamineremo positivamente in questo modo quello che ci circonda, più il movimento crescerà in tutte le categorie, non solo in Serie D della quale stavamo parlando adesso. E noi ci sentiremo fino alla fine di aprile, e poi ci diamo un grande appuntamento per il 9 di agosto a Bovalino, vero? Purtroppo è andata via la voce, Fausto. Stavo dicendo che ci sentiremo per tutto questo mese di aprile ancora, perché finiremo con i campionati, ma poi avremo l'appuntamento del 9 agosto a Bovalino. Esatto, il 9 agosto vi invito tutti, perché io faccio anche il compleanno, ho deciso di festeggiarlo così. Me ne vengo di mattina, Emilio, caramente. E io me ne vengo la sera prima. Grazie Emilio, viva Stadio Radio. Ciao, ciao. Grazie, ciao. A voi, e viva Soverato 1 domenica gol. Ciao Emilio, grazie. Volevo chiedere una cosa a Flavio, però questa è su Cristian. Come esulta Cristian quando segna, dopo tutti i gol che ha fatto? Ha fatto 5 gol, però diciamo che si mette solo a gridare. Quindi è un'esultanza normale, gol, perfetto. E allora a questo punto ci andiamo in eccellenza, andiamo un attimo a studiare la classifica, e non prima di aver visto i risultati del turno odierno del campionato di eccellenza, che come usiamo dire è la Serie A della nostra regione, la Serie A dei dilettanti. Eccoli che arrivano: Acri Bovalinese 1-0, Bocale Scalea 0-0, Olympic Rossanese Siderno 6-0, Paolana Reggio Mediterraneo 1-3, Sersale Isola Caporizzuto 0-1, Soriano Gallico Catona 1-1, Trebisacce Cutro 3-1, Cotronei Corigliano 1-4. Vediamo la classifica. Corigliano 69, Reggio Mediterraneo 62, Olympic Rossanese 58, Bocale Cotronei 40, Bovalinese 37, Paolana 36, Scalea 35, Trebisacce 34, Soriano 30, Sersale 29 insieme al Gallico Catona, 28 per Isola Caporizzuto, 23 Cutro, Acri 22, Siderno 14. E noi oggi, prima di andare a commentare, abbiamo un treno di servizi sull'eccellenza: Acri Bovalinese che è finito 1-0 e Bocale Scalea che è finito 0-0. E non ci vogliamo vedere il treno? Prego. Regia, si parte. Siamo con mister Criaco. Mister, una buona Bovalinese che in settimana, sappiamo, settimana scorsa ha ottenuto una salvezza. Parlando a microfoni spenti prima della partita, ho affermato io, una buona Bovalinese in tutta la stagione, un miracolo quello della sua formazione, merito anche tutto suo. No, merito va diviso col direttore sportivo e con i ragazzi e anche con la società. Abbiamo fatto qualcosa, anche se ancora manca un punticino secondo me per la matematica. Da qui alla fine adesso abbiamo 3 partite, dobbiamo cercare di raccogliere il massimo
da queste tre partite. È indubbio che abbiamo fatto qualcosa di miracoloso, perché siamo rimasti corti, oggi eravamo ancora in 14, abbiamo battagliato anche oggi qui ad Acri e non regalando nulla, perché la partita è stata una bellissima partita. Oggi forse le motivazioni dell'Acri hanno avuto la meglio su quelle della Bovalinese, Acri che ricordiamo deve comunque ancora centrare la qualificazione play-out. Ah, io credo che la Bovalinese abbia fatto la partita che doveva fare, abbiamo tenuto molto bene il campo, abbiamo preso l'ampiezza quando c'era da prendere l'ampiezza, la profondità, io ho visto una buonissima Bovalinese, abbiamo tenuto quasi sempre ed esclusivamente noi il pallino del gioco, abbiamo avuto due o tre occasioni per pareggiare la partita, peccato per come è arrivato il gol, perché è arrivata da una palla inattiva, l'avevo detto ai ragazzi che avevo paura di queste palle inattive, perché poi loro sono bravi sul calciare con Marano, però va bene così e niente, adesso lavoriamo tutta settimana, vediamo un attimino, domenica abbiamo la capolista, vediamo quello che c'è da fare. Allora, mister Andreoli, allenatore dell'Acri, quarto risultato utile consecutivo per l'Acri, tre vittorie nelle ultime quattro uscite, questo è il passo giusto per arrivare alla salvezza? Beh, è importante il risultato di oggi, perché comunque devo fare i complimenti alla Bovalinese, è una bella squadra, è venuta con grande piglio, con una squadra che comunque era tranquilla, quindi si sa che quando c'è la tranquillità di una salvezza acquisita poi le giocate escono pure con una certa facilità, però sono organizzati bene e il risultato è figlio sicuramente di questo atteggiamento che abbiamo visto anche oggi, quindi complimenti a loro. Complimenti anche a noi, perché alla squadra, soprattutto perché non era semplice, perché ormai il peso del risultato a tutti i costi è una cosa importante, insomma, che può fare la differenza. In alcune situazioni abbiamo visto un po' di paura, un po' di timore da parte della squadra, però era importantissimo il risultato, l'abbiamo raggiunto e guardiamo al futuro con un ottimismo diverso. Qui a commentare uno 0-0 che, per quanto riguarda possesso palla, predominio territoriale e soprattutto occasioni da gol create, poteva tranquillamente non essere appunto un risultato d'occhiali. Bocale che di fatto ha buttato via una vittoria. Sì, noi ci tenevamo tanto a fare questi tre punti, anche perché cioè, l'obiettivo adesso, una volta salvati, è goderci queste ultime giornate, divertirci giocando a calcio, fare vedere un po' di calcio spettacolo, è nelle nostre corde. Oggi ci tenevamo tanto, abbiamo giocato un primo tempo controvento, un pochettino a stenti, però abbiamo fatto due o tre occasioni, poi il secondo tempo l'avete visto tutti quanti, è stato un pullman davanti alla porta avversaria e non voleva entrare, ne abbiamo giocate parecchie palle, abbiamo avuto sempre il pallino non voleva entrare, quindi non lo so, più di questo dobbiamo solo ringraziare tutti i giocatori, perché ci hanno messo del loro come sempre e andiamo avanti a giocare queste ultime tre partite per toglierci alcune soddisfazioni e arrivare almeno quarti. Una Scalea che è riuscito a portare via da Bocale un pareggio, un punto importante per la sua classifica, viste anche le tante assenze che c'erano quest'oggi. Certo però anche il Bocale ha sprecato tante opportunità, siete stati bravi voi a fermarli in numerose iniziative. Bravo Lorcisano nel parare il rigore e anche altri interventi decisivi. Probabilmente avete anche cambiato qualcosa nel secondo tempo con l'ingresso di Macri, sembra lo Scalea nel primo tempo in attacco non si è visto, nella ripresa invece siete anche andati vicini al gol in alcune circostanze. Guarda, voglio prima di tutto fargli i complimenti per l'accoglienza che ci ha riservato il Bocale, ma non avevo dubbi su questo. Dopo, passando alla gara, è vero, c'avevo tre assenze importanti, sì, Angotti, Anzalone, ma Martinez, che nessuna squadra vorrebbe che fossero regalati. Abbiamo subito tanto, siamo stati pure a momenti un po' fortunati, Lorcisano è stato bravo pure a parare il rigore,
ma questa è la partita da fare oggi qua a Bocale, con diverse assenze. Ho giocato con 6 under, quindi non era facile, però devo fare i complimenti a questi ragazzi che oggi hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo, e a questo punto oggi qua a Bocale è oro colato. Ci hanno messo sotto, è vero, la partita l'hanno fatta loro, il primo tempo l'hanno tutto parte Bocale, ma era quello che ci aspettavamo e quello che ho preparato durante la settimana. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Gino Macri, ho cercato di dare un po' di vivacità, anche perché Gino tutta la settimana non si è potuto allenare per motivi di salute, che non stava tanto bene, e avevo già detto che se mi doveva dare una mano per 25-30 minuti potevo contare tranquillamente su di lui. Così è stato fatto e sono veramente contento. Adesso ci vogliamo questo pareggio e da martedì cerchiamo di fare un'altra settimana serena e tranquilla per preparare la partita contro la Rossanese, che dove dobbiamo veramente fare una grande partita, una gara veramente gagliarda, e che dove ci potrà dare quella spinta in più per cercare di uscire fuori da questa situazione. E da sottolineare anche il feeling che Sonny Barbuto ha con i suoi ragazzi, che appunto gli chiedono indicazioni anche sugli aspetti televisivi delle singole questioni, quindi Sonny Barbuto gli dà indicazioni, c'è un bel feeling, una bella fiducia. Intanto, buonasera, sono il vostro inviato speciale da Gasperina, grazie a voi ci permettete di partecipare alla vostra trasmissione, non è che partecipate, la fate insieme a noi. Grazie Domenico. Fausto, cosa è successo? Domenico Voci, e cosa è successo in eccellenza? E allora, è successo che il Corigliano è a un punticino, diciamo, dalla promozione diretta, potrebbe già festeggiarla domenica prossima a Bovalino o al più tardi nello scontro diretto, guarda caso, come avviene il calcio, come è fatto certe volte il calendario, nella penultima giornata ospitando proprio la Reggio Mediterranea in casa. Ma credo che già domenica prossima la squadra di Corigliano possa laurearsi campione, vincere questo campionato di eccellenza. È definito che non ci sarà un playoff sicuramente già da adesso, perché Reggio Med ha 22 punti di distacco sul Cotronei e sul Bocale, quindi non ci sarà questo playoff, e rischia di non farci nemmeno l'altro playoff tra l'Olimpica Rossanese e il Bocale, perché vedete ci sono 18 punti di vantaggio, basterebbe già un punto per arrivare ai famosi 10, e quindi assisteremo a una sola finale tra Reggio Mediterranea e Olimpica Rossanese, quell'Olimpica Rossanese che ha avuto quell'attimo di incertezza domenica scorsa, che in pratica ha rischiato di poter arrivare secondo, ma poi non ce l'ha fatta più. Però, in coda è quasi definita la situazione del Siderno. Giorgio, dimmi. No, tu lo sai che i nostri telespettatori hanno poche certezze. Una, che tu sai tutto di tutto, e che l'unico che come te sa tutto di tutto è Vincenzo Tazzi. Se ce l'abbiamo, va, e noi ce l'abbiamo a telefono. Buonasera Vincenzo. Eccolo, buonasera. Beh, ciao. Ha detto tutto Fausto. No, ciao Vincenzo, non sapevo che eri pronto, scusami. Vai, prego Vincenzo, parti. Ma no, veramente ha già detto quasi tutto Fausto, insomma. Certo, oggi si avvicina alla meta il Corigliano, che mantiene questi 7 punti su appunto questa Reggio Med, andando a vincere contro un Cotone che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, e domenica potrebbe festeggiare benissimo a Bovalino. Fa il suo, come al solito, la Reggio Mediterranea dietro, vincendo a Paola, e mantiene la posizione di vantaggio nell'unico playoff che ci sarà di questa stagione. La goleada dell'Olimpico Rossanese, nonostante tutte le polemiche di questa squadra, contro il Siderno, che è sempre ultimo, la squadra di Pascuzzo adesso è al 9° risultato utile consecutivo. E non stecca nemmeno il Trebisacce, che in casa regola il Cutro con un perentorio 3-1. Avvicinandosi notevolmente alla salvezza matematica e lasciando i cutresi in piena zona play-out. Vittoria importante dell'Acri, come abbiamo visto anche nel vostro servizio, in anticipo contro la Bovalinese salva, ma resta sempre indiziata appunto l'Acri a disputare questo play-out che giù vede coinvolte queste squadre. Cade in casa del Sersale contro l'ex Mancini con un gol di Catania, e che si avvicina quindi a raggiungere quella salvezza diretta, incassando direi anche la prima vittoria esterna di questo campionato e condannando i catanzaresi di Ettore Gallo ad un finale veramente al cardiopalma. Vedremo questo pareggio tra Soriano e Gallico alla fine a chi servirà, e poi Bocale e Scalea
si dividono la posta in una partita proprio da fine stagione. Questo direi che il punto di oggi, l'editoriale che ho segnato anche oggi per Stadio Radio, di questo campionato di eccellenza che vede soltanto 270 minuti alla fine. Vincenzo, come dicevamo, la parte alta abbiamo già accennato, nella parte bassa si lotta per questo penultimo posto che potrebbe essere pericoloso, perché ci potrebbe essere la distanza dei 10 punti, anche se per il momento siamo a 7, però con 3 giornate che mancano alla fine, se non stanno attenti Acri e Cutro potrebbero addirittura essere retrocessi direttamente. Non penso, perché per gli scontri che ci sono a regola quest'anno non penso che vada a entrare in questo discorso, anche perché l'Acri adesso domenica gioca in casa con il Boccale, il Cutro gioca in casa con il Soriano, e qui è da decidere soltanto quali saranno le squadre che andranno ad aggiungersi. Adesso le indiziate per il peraltro sono Cutro e Acri sicuramente. Bisogna vedere sopra, e può darsi che ci sia anche la classifica alla Wolf alla fine, che deciderà le squadre che andranno a fare questi play-out. Adesso imbischiato è anche il Soriano, sicuramente, se sale lì. Il Trebisaccio oggi con questa vittoria contro il Cutro si è quasi tirato fuori, secondo me basta un punto ed è salvo, perché poi, visto il calendario che ha il Trebisaccio, non penso che soffra più di tanto, ma era importantissimo oggi vincere questa partita appunto contro il Cutro. Purtroppo rischia di diventare l'ago della bilancia proprio la Ionica Siderno, che deve andare a Trebisaccio, deve incontrare nell'ultima giornata in casa il Soriano e domenica prossima deve giocare in casa con il Sersale. Quindi se dovesse continuare così a perdere le partite, agevolerebbe queste squadre per la lotta a salvezza. Assolutamente sì, come il fatto, tu sai benissimo, dei giovani che possono giocare nel campionato, che già vedono alcune squadre che sono indirizzate su questo per raggiungere quei 12.000 euro che è il premio che è già stata fatta una classifica. Già stata sì, fatta la Paolana in testa. La Paolana in testa, sì. La Paolana in testa, oggi ha giocato ancora con Andrea, ma chiaramente la Paolana è salva ed è giusto anche che sia così, visto e considerato che si può giocare. Però devo dire che la Paolana sin dall'inizio ha giocato con molti giovani, ha molti ragazzi di valore. Però questa regola secondo me andava fatta all'inizio del campionato, non solo per il giorno di ritorno, perché insomma potrebbe dare adito a molte voci. Poi adesso non parla nessuno, però alla fine del campionato vedrai che molti si lamenteranno e tireranno fuori tutto quanto. Chi sarà contento magari ha avuto la fortuna di salvarsi, non dirà nulla, ma chi è rimasto dietro... Vincenzo, qua alla fine... 12.000 euro sono, quindi non è che in un campionato di eccellenza sai meglio di me che ma sarà una trasferta. Però è una bella cifra, Fausto, è una bella cifra per una squadra, una bella cifra, dai, mai vista una cosa del genere, quindi, e poi vedremo, che sarebbe da vedere questo bel play-off che ci sarà tra la Reggio Med e l'Olympic Rossanese. Sì. Vincenzo, io non so se tu sei davanti al video o sei in movimento, però qui c'era una persona che ti voleva salutare, tu sai che abbiamo ospiti sempre speciali. Sonny Barbuto, vuoi salutare Vincenzo? Ciao Vincenzo, buona serata. Tu inviti sempre i tuoi colleghi juventini. Teniamo a debita distanza gli interisti, quindi fa bene. Va bene, quindi Vincenzo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo prima o poi di vedere la luce e cambiare squadra, e ti aspettiamo domenica prossima. Beh, assolutamente, saluto Sonny, lo abbraccio veramente, tante cose a voi tutti. Ciao, grazie. Buonasera. Volevo fare una domanda a Enrico, se gli passano il microfono, eccetera. Appunto, questo feeling col mister di cui parlavamo prima, da dove nasce? Cioè... Sì, caro dottore, è stata una... Tutti i ragazzi di tanti paesini diversi. È stata a scuola, anche noi tre eravamo a scuola insieme. Qual è la cosa particolare del mister che vi ha colpiti all'inizio? È come un padre per noi, è sempre aperto a noi... Cerca di dare sempre il massimo per noi stessi. E soprattutto com'era quando era dirigente, quando lo si incontrava sui campi? Com'era quando era professore? Trasparente. Cioè... Il professore era migliore, veramente. Era migliore da professore. Benissimo, grazie. Questa inquadratura ti ha fatto guadagnare un sacco di like tra le giovani tifose. Meglio così, meglio così.
E allora andiamo subito in promozione girone A, andiamo a vedere cosa è successo, risultati e classifica. Prego regia, ripeto, è sempre una grafica che ogni volta che la vedo mi emoziona. Vediamo a che siamo arrivati alla 27esima giornata, Schiavonea San Fili 3-0, Promosport Rossanese 2-0, San Biase Garibaldina 3-0, San Marco Morrone 0-3, Belvedere Roggiano 4-1, Bruzium Cosenza Mantea 0-1, Cassano Juvenilia 3-1, Aprigliano Vigor Lamezia 1-2. Vediamo la classifica, sempre del girone A della promozione dopo ben 27 giornate, siamo quasi alla fine. San Biase 64, Morrone 62, Vigor Lamezia 58, Belvedere 48, Rossanese e San Marco 37, Garibaldina 36, Schiavonea 35, San Fili e Juvenilia 34, Bruzium Cosenza e Cassano insieme a Roggiano 28, Promosport 25, Amantea 24, Aprigliano 19. Anche oggi se ci avviciniamo ai servizi in doppia cifra, per la promozione girone A abbiamo San Biase e Garibaldina 3-0 e la regia manda il filmato. Siamo qui con il commissario Fanello della diciamo, San Biase Lamezia, presidente delle forze Città di Maira e Domenica Gol. Allora, Danilo, grande vittoria, partita dominata dal primo all'ultimo minuto, credo che non ci sia nulla da dire sulla vittoria, anzi forse addirittura un po' stretta, perché 3-0 ma poteva essere un 4-5-0. Sei d'accordo con la mia analisi? Sì, una partita, siamo partiti subito forte dal primo minuto, abbiamo avuto occasione a raffica, ma fa un po' sorridere il fatto che per sbloccarla abbiamo avuto bisogno di un calcio di rigore. Poi diciamo che al secondo tempo la partita è seguita sulla stessa falsariga del primo tempo, abbiamo trovato il secondo e il terzo gol. È un periodo un pochettino così particolare, perché prima di riuscire a fare gol stiamo sbagliando parecchio solo da gol. Dobbiamo essere più bravi e concentrati a cercare di sbloccarla il prima possibile. È innegabile che le ultime uscite di Rossano e Roseto ci hanno fatto perdere quel vantaggio che avevamo accumulato, ma ora è inutile stare lì a piangere sul latte versato. Abbiamo fatto degli errori, siamo ancora in vantaggio di 2 punti, dobbiamo cercare di mantenere questo vantaggio fino alla fine, perché siamo primi in classifica da un bel po' e dobbiamo cercare di continuare a coltivare quel sogno del raggiungere l'eccellenza. Quel sogno che una piazza, una tifoseria e la squadra stessa merita. Allora, con noi anche il bomber del San Biase, Francesco Covelli, autore del gol sul rigore, mentre forse Città di Maira e Domenica Gol. Allora, Francesco, una grande vittoria che vi rilancia verso la vittoria finale. Sì, siamo riusciti a far gol dopo una buona mezz'ora di un calcio di rigore, dopo aver avuto 6-7 occasioni buone per sbloccarla. Siamo stati bravi poi secondo tempo a chiuderla subito all'inizio e poi pian piano abbiamo fatto anche il 3-0, abbiamo avuto anche altre occasioni. Comunque era una vittoria importante che dovevamo fare a tutti i costi e ci siamo riusciti. Eccoci qua. Comunque il servizio era bellissimo, ve lo posso garantire. Fausto, mi dai 2 pennellate rapide sulla promozione girone A? Diciamo che la Rossanese ha mollato, sta dando i punti domenica scorsa all'Aprigliano, oggi alla Promosport, quindi sapendo di non dover fare, né di non poter più fare probabilmente i playoff, ha mollato. E questi 2 punti che separano San Biase e Atletico Senza Morrone rischiano di arrivare fino alla fine, anche se la squadra cosentina, la Morrone, ha un calendario più difficile, perché l'ultima giornata dovrà giocarsela proprio con la Vigor Lamezia nella trasferta di Lamezia, una Vigor Lamezia che, come vedete, ha 4 punti di distacco nella classifica e quindi potrebbe addirittura anche sperare di accorciare ulteriormente, e quindi la Morrone deve stare attenta a non essere scavalcata. Fatto sta che comunque è stato un campionato bellissimo, noi l'abbiamo chiamato sin dall'inizio dell'anno la eccellenza bis o 2, come vogliamo chiamarla, e si sta confermando fino alla fine. Benissimo. Peccato l'unica cosa, l'avevamo già detto purtroppo tante domeniche fa ormai, che il Roggiano, che era una squadra che era in testa, diciamo nelle zone altissime della classifica, ha mollato al punto da essere ormai invischiato nella zona play-out, con il rischio
di perdere le ulteriori tre partite che ci sono, di essere scavalcato e diventare addirittura penultimo. Non me ne vogliono gli amici di Roggiano, ma questo è il risultato. Ha perso anche oggi con la Mantea, si è portato a 4 punti la Mantea. Se il Roggiano, che deve incontrare anche il San Biase, continuerà a perdere, rischia davvero il penultimo posto. Non so se la retrocessione diretta, ma quantomeno un play-out fuori casa, e con i tempi che corrono a Roggiano rischia la retrocessione. Intanto arriva il consueto saluto degli ultras del Borgia per Fausto, e a questo punto volevo chiedere a Cristian. Cristian, dal tuo punto di vista di calciatore, meglio campo in erba o campo in sintetico? Diciamo che il campo d'erba è molto più bello, anche se... Salutiamo anche il signor siciliano che ci ha invaso. Prego. Il campo d'erba naturalmente è più bello, ma purtroppo abbiamo avuto poche occasioni per dilettarci appunto su questo campo. E chiediamo la stessa cosa a Francesco, cioè oggi come oggi è più importante avere una bella divisa, delle scarpette con firmate, oppure un buon mister e magari un unico pallone col quale però si vince? Buon mister è un unico pallone. E tu che marca di scarpette hai? Adidas. Comunque, sono comunque valide. Sonny, questi ragazzi crescono e crescono bene, perché non c'è solo il calcio, c'è anche l'essere uomini alla fine. Assolutamente sì, è uno dei tanti insegnamenti che ho dato sempre ai miei alunni, in questo caso ai ragazzi che alleno. Penso che sia molto più importante diventare degli uomini, dei cittadini di questo mondo, e poi dilettarsi nello sport. Io penso che lo sport debba e possa aiutare, insomma, a formarsi, a crescere, a passare anche alcune problematiche, a oltrepassarle, che di quelle problematiche che magari, ecco, senza l'aiuto degli amici, senza l'aiuto dello sport, senza l'aiuto della passione, spesso e volentieri, insomma, somigliano degli scogli insormontabili. Quindi auguro a questi ragazzi veramente di avere sempre la forza di andare avanti nella vita, così come stanno dimostrando in questa stagione di essere riusciti ad andare avanti contro tutto e contro tutti. E noi in questa serata appunto approfondiremo, oltre che i temi calcistici, anche i valori che la SD Catanzaro Lido 2004 trasmette. Nel frattempo sono arrivate anche le bibite, così ci rinfreschiamo, perché lo studio è grande ma siamo in tanti. Fausto, promozione girone B, che dici? Andiamo a vedere di cosa si tratta, così ci ragioniamo un po'? Sì, in attesa del collegamento con Mimmo Toscano, diciamo intanto che la lotta a due, ecco, prima i risultati, perdonami. Prego. Fausto, stasera ti sto interrompendo spesso, non preoccuparti, tranquillo. Africa Gioiosa Ionica 0-3, Aurora Reggio Città di Rosarno 0-5, Villese Filogasso 3-2, Monte Paone Archi 0-1, Rombiolese Gioiese 2-0, San Luca Bagnarese 6-2, Stilese Brancaleone 2-1, Taverna Borgia 1-6. Vediamo qual è la classifica. Africa, questo no. Questo comunque dovrebbe essere il San Luca a 72 punti. San Luca punti. 72. Sì. Ma questo penso che sia la classifica della stagione scorsa. No, è il San Luca 72, l'Africa dovrebbe essere... è sballata la classifica. Sballata. E allora, completamente sballata la classifica. E allora cogliamo l'occasione per farcela raccontare da Fausto, anche senza vederla. Fausto è in grado di raccontarcela. E allora abbiamo il San Luca, come sapete, a 75 punti, che ha già vinto il campionato già con 5 giornate di anticipo. E poi seguono Stilese a 57, Gioiosa Ionica a 56, poi 49 la Bagnarese, 45 il Brancaleone insieme con il Città di Rosarno. Queste sono le squadre di alta classifica, anche se quelle a 45, Brancaleone e Città di Rosarno, rischiano di restare fuori dai play-off. Seguono poi Gioiese 37, Filogaso e Montepone 36, Villese 34, Rombiolese 33, e poi comincia la zona bassa della classifica. Africo 32, Taverna 26, Archi 23, Borgia 21, Aurora Reggio 4 punti. Certo che attualmente il Borgia e l'Africo sarebbero retrocessi direttamente, perché la quintultima, l'Africo, ha 11 punti di vantaggio proprio sul Borgia. Borgia che incontrerà proprio domenica prossima l'Africo in casa, quindi almeno tenterà di rientrare nei famosi sotto i 10 punti per poter sperare di giocarsi il play-out. Intanto abbiamo le immagini Stilese e Brancaleone. Sì, Stilese e Brancaleone, con la Stilese che è riuscita a vincere nel finale della partita. Il risultato ovviamente eclatante della giornata è la vittoria dell'Archi a Montepaone, un Archi che è alla seconda vittoria consecutiva. Domenica scorsa ha vinto in casa con
il Filocasu, se non vado errato, esatto, e poi oggi è andata a vincere con la Rombiolesi, chiedo scusa, e oggi è andata a vincere a Montepone, un Montepone che, se non vado errato, non aveva mai perso in casa. Quest'anno prima sconfitta con un Archi che deve certamente guardarsi dalla possibilità di essere scavalcato dal Borgio, un Borgio che ha vinto facilmente oggi con un Taverna che probabilmente non c'era in campo. Una volta perso Giglio, Sonny, tu ne sai qualche cosa, lì a Taverna hanno più che altro giocato individualmente con Cariati, Cosentino da una parte, qualcuno di questi qui, però chiaramente non c'è più quel gioco di squadra che ci poteva essere, e non c'è quel finalizzatore che diventava Davide Giglio, che ha tolto parecchie castagne dal fuoco dalla squadra di Folino. Adesso il Taverna credo che si prepari serenamente a dover fare il play-out, vediamo se lo farà con l'Archi o con il Borgia, e se ci sarà l'altro play-out, come dicevamo, è possibile. Oggi a Borgia, obiettivamente, bisogna dire la verità, ci sono rimasti un po' male. Certo. Aspetta, che... Fermati un attimo, Fausto, dimmi. Che poi arriviamo sul Borgia, vediamo prima il servizio al quale facevi riferimento, sì. Montepaone-Archi, che sì. Ci manda subito la regia. Quindi Montepaone comprensorio Archi 0-1. Prego, regia. L'Archi espugna per 1-0 il Frabotto Mannis, non ruba niente, anzi corona con un gol di Moreno una bella partita. E noi abbiamo Mister Ielo, che appunto al quale vanno i complimenti. Possono essere utili questi tre punti in chiave salvezza? Certo, sicuramente adesso sono punti pesanti che valgono doppio. Io devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una partita veramente fantastica, soprattutto in fase di non possesso siamo stati perfetti. E Moreno poi, come al solito, ci sta togliendo le castagne dal fuoco da un po' di partite. È ritornato al 100% con noi, aveva avuto qualche problema, quindi non si allenava, ma adesso da 3 settimane è sempre con noi e si vede che i risultati in campo stanno arrivando. Una bella prestazione di squadra, possiamo dire che Pecora e Tramontana hanno giocato bene nei loro ruoli dando un grosso contributo? Oggi abbiamo giocato con 4 fuori quota, e tutti e 4 ragazzi di Archi, che fino all'anno scorso facevano settore giovanile, si sono ritrovati in questa categoria e stanno facendo veramente molto bene, mi stanno dando tanto, stanno imparando tanto, con un grande impegno, grande umiltà, anche gli altri ragazzi, Papalia è giusto citare, Barchetta l'attaccante, stanno facendo veramente molto bene. Un po' come Inzaghi, mister Pisano è senza voce. Oggi l'Archi non ha demeritato, anzi ha fatto una bella partita, però forse non c'è stato il miglior Montepaone. Alla fine un 1-0 che probabilmente è giusto per quello che si è visto in campo. Guarda, chiedo scusa per la voce ovviamente, che non ho visto il Montepaone che siamo abituati a vedere e sono arrabbiato per questo, perché ci sta un calo ovviamente dopo aver vinto 2 partite importanti come Rosarno e Borgia. Però ho l'impressione che oggi siamo rimasti negli spogliatoi, purtroppo, e l'Archi ha meritato. Sicuramente hanno avuto più cattiveria, più voglia di noi. E ovviamente la responsabilità è mia, perché devo essere nelle condizioni, nelle possibilità di caricare sempre i ragazzi nel modo giusto. È stata una settimana purtroppo non esaltante, perché ci sono state parecchie assenze e quindi non siamo riusciti ad allenarci come al solito, e si è visto poi in campo. E comunque mister, un'annotazione va fatta: senza pubblico il calcio è meno bello. Purtroppo oggi ho saputo stamattina che ci sarebbero state le porte chiuse per questo incontro, non so neanche il motivo, non ho neanche chiesto, perché non mi interessano poco queste cose, credo sia un problema con la questura, quindi ma sicuramente è meno bello, sicuramente ci deve essere sempre il pubblico per una partita di calcio, anche se, devo dire la verità, da un lato sono più contento perché lo spettacolo secondo me non è stato come al solito qui a Montepone, sono rammaricato perché per noi oggi era come preparare una partita importante che abbiamo domenica, perché abbiamo il San Luca, riceviamo la squadra più forte di questo campionato, una squadra che non ha mai perso, e noi ci teniamo a fare bella figura. Mi auguro che questa partita servi a ricaricare i ragazzi per fare e riprendere una settimana come siamo abituati a fare.
Complimenti ai ragazzi della SD di Catanzaro Lido e con impegno hanno raggiunto questo meritato traguardo. Mister Sonny, sono super orgogliosa di te professionalmente e come uomo. Grazie di esistere, Tiziana da Catanzaro Lido. E quindi salutiamo Tiziana anche a nome di Mister Sonny. Dovremmo avere Mimmo Tuscano in linea, vediamo se c'è. Mimmo, buonasera. Ecco, sta quasi per arrivare. Fausto, ti avevo per l'ennesima volta interrotto. In qualche modo, ecco. In qualche modo vi sento. Sì, sì, ora ti sentiamo anche noi, Mimmo. Ciao, Mimmo. Bene. E allora un ping pong con Fausto. Parte Fausto che stava concludendo il pensiero sul Borgia, anzi iniziando. No, io stavo dicendo che in ogni caso, sì, è vero, a Borgia oggi sono rimasti male per la partita ovviamente dell'Arc, perché speravano di poter riagganciarla. Fatto sta che, come si dice, ognuno è artefice del proprio destino, perché purtroppo d'altra parte il Borgia domenica scorsa ha perso quei due punti importanti che lo avrebbero tenuto a pari dell'Arc, e quindi oggi indipendentemente da quello che faceva l'Arc a Montepaone il Borgia sarebbe stato certamente avanti l'Arc. Una cosa è certa, un'annotazione voglio dirla, a me suona strano queste situazioni che a metà campionato, in una parte del campionato vengono decise delle cose, un campo che è stato agibile per tutto un campionato, per una partita all'improvviso diventi inagibile. Io non so di chi è la colpa, non so di chi ha preso questa decisione, ma fatto sta che secondo me è impensabile che si possa chiudere un campo per una partita importante proprio il sabato domenica mattina, quando per tutto un campionato questo campo è stato agibile e hanno potuto giocare, indipendentemente da quello che è successo, da quello che è stato il risultato. Fatto sta che secondo me si possono falsare i campionati in questo modo. E sentiamo cosa dice Mimmo. Sì, allora, senz'altro, come dicevi tu, il risultato eclatante è la vittoria dell'Archi a Montepaone per una serie di motivi. Intanto perché il Montepaone non aveva mai perso in casa, come dicevate giustamente. Poi perché comunque l'Archi sta dimostrando di essere in forte ripresa. Ci sono rimaste male per questo risultato, però io penso che da come si stanno incatenando le cose e da come saranno le prossime tre partite, credo che non ci saranno problemi, ma questo, ripeto, è una mia opinione. Vedevo poco fa le tre partite che rimangono. Credo che i play-out si faranno tutte e due, perché tra Rombiolese e Africo una delle due sicuramente non riuscirà a mantenere i 10 punti. Spiego perché. La Rombiolese ha un ciclo terribile, perché domenica va a Brancaleone. Il Brancaleone, per sperare nei playoff dopo la partita di oggi, deve augurarsi che il Gioiosa batte la Stilese nella prossima partita, Gioiosa e Stilese appunto. Dopodiché, facendo ovviamente Brancaleone 9 punti, andrà a giocare in casa, ripeto, con la Rombiolese. Quindi la Rombiolese dovrebbe perdere, ecco, diciamo, a una partita difficile comunque a Brancaleone. Subito dopo in casa riceverà il Gioiosa. E questo non è che sia un momento, diciamo, che possa regalare tanto alla Rombiolese. L'Africo andrà domenica a Borgia. E l'ultimo andrà a Borgia. Esatto. E quindi alla fine i punti obbligatoriamente o Rombiolese o Africo, sarà difficile che tutte e due possano ottenere il massimo, cioè l'eventualità che la Rombiolese faccia il risultato a Brancaleone o lo faccia in casa con il Gioiosa, e contemporaneamente che l'Africo possa vincere a Borgia dopo questa serie negativa che è stata. Esatto. Quindi io penso che in queste ultime tre giornate ci dovremo preparare a vedere tutte e due i play-out. Poi, se sarà Rombiolese o Africo, questo sarà da vedere. E se arriverà il Borgia sopra l'Arche o l'Arche, questo. Però i play-out secondo me ci saranno. Nei play-off invece è più difficile, perché Brancaleone è Città di Rosarno. Brancaleone è avanti rispetto a Città di Rosarno per scontri diretti e differenza reti, penso. Quindi è prima in classifica, diciamo. Devono per forza aggrapparsi a un passo falso più che altro del Gioiosa, alla partita di domenica prossima. Mimmo, proprio alla partita di domenica prossima, la partita di domenica prossima dirà tutto. Perché se la Stilese fa se il Gioiosa
se l'Astrese fa il risultato, a quel punto là diventa difficilissimo per il... Esatto. Se invece la... Gioiosa. Esatto. Vi sento... Allora poi c'è la trasferta... Lo facciamo insieme, dai. Come? Lo stiamo facendo insieme. Non sento. Va sento bene, malissimo. Va bene, continua. Come? Continua. Ah sì, allora dicevo, la partita gioiosa Stilese dirà moltissimo, perché effettivamente dipenderà anche da quello, ammettendo sempre che Città di Losanna e Brancherone facciano 9 punti su 9, attenzione, quindi loro, anche se fanno 9 punti su 9, devono sperare poi una serie di eventi, soprattutto negativi per il gioiosa a Rombiolo, perché si presenterà a Rombiolo. La Rombiolese avrà necessità di punti, sarà una partita difficile, ma così anche l'ultima in casa, il Brancaleone riceverà l'Archi. In questa situazione impiegata nei play-out non è detto che sia una partita facile, soprattutto con un fermo di 3 settimane, quindi insomma è un campionato che ancora dirà molto. Ci divertiremo. Quindi insomma penso che ci divertiremo in queste ultime 3 settimane. Bimbo, con faremo la Pasqua con i numeri a fianco. Come? Faremo la Pasqua con i numeri. No, non ti sento, Fausto. Va bene, okay. Mimmo, e c'è Fausto che oggi non si capisce se è Fausto Toscano o, il mio microfono. O Mimmo Varano. Comunque. No, è il ritorno audio, sì, che non ho. Perfetto. Non so se. Comunque ti ringraziamo e staremo insieme ancora a lungo per commentare questo campionato. Grazie Mimmo. Grazie a voi, buona serata, buon proseguimento. Intanto mi fanno notare, non so se è un altro esperto di statistiche, il Monte Paone aveva già perso in casa con la Stilese, questo mi sembra che sia giusto. Sì, e poi io ho detto che forse non aveva mai perso. Complimenti a Sonny per aver formato dei giovani campioni, forza Christian. Sonny, un giudizio per chiudere sulla promozione del Girone B, visto che il San Luca ha vinto, chi arriva dietro al San Luca e chi si salva? Beh, domanda da $1000, sicuramente sono pochi. Brancaleone e Gioiosa sono due squadre, io ho visto direttamente a Catanzaro Lido quando sono venuti a giocare contro il Taverna, visto che per la Gazzetta del Sud segue il Taverna, due ottime squadre, sicuramente poi gli incastri del calendario in questi ultimi 180-270 minuti che mancano potrebbero dire molto. Per quanto riguarda anche la lotta play-out, è un altro terno all'otto. Proprio oggi insieme a Fausto abbiamo visto la debacle interna del Taverna contro il Borgia, che sicuramente in ottima risalita ha fatto per certi versi dal punto di vista calcistico certo scalpore la vittoria piena dell'Archi in quelle di Montepone, per cui un'altra sfida importante anche per quanto riguarda i play-out. Penso che l'Africo, ancor più che la Rombiolese, abbia tutte le carte in regola per salvarsi direttamente, proprio grazie in virtù del calendario. Sulla carta, almeno sulla carta, leggermente più semplice a parte la formazione Regina Africota. Per quanto riguarda il Taverna, una formazione che sta veramente compiendo un miracolo, dovesse salvarsi penso che sia veramente un miracolo, perché è una squadra con sicuramente non certo un budget economico elevato, moltissimi ragazzi, e dovesse riuscire, ripeto, a salvarsi sarebbe qualcosa di importante. Vedremo poi con chi potenzialmente andrà a fare questi play-out e sicuramente io spero che magari sia col Borgio, perché almeno uno dei due in società catanzaresi insomma avrà la certezza di rimanere nella promozione. Benissimo, e allora passiamo alla prima categoria, Girone A, e qui iniziamo un giochino che mi piace tanto e che mi fa odiare dai giovani ospiti, perché magari chiediamo a Enrico, se gli date il microfono, ce l'ha già, eccolo, di leggere risultati e classifiche del Girone A. Ti avviso che sono tutte squadre con i nomi strani e quindi sarà un po' difficile. Forza Enrico, okay. Prego regia. Bisignano Amendolara 3-1, Cedraro Real Sant'Agata 1-3, Praia Tortora Fuscaldo 0-1, San Lucido Geppino Netti 1-0, Tavernese Mirto Crosia 1-0, Roccia Calcio Rose City 1-1, New Academy Virtus Diamante 4-4. Benissimo, e vediamo anche la classifica, perché voglio essere carogna fino all'ultimo. Praia Tortora 66, Real Sant'Agata 59, Real Montalto 51, Rocca Calcio 44, Rose City 37, Tavernese 35, Mirto Crosia 34, San Lucido 30, Bisignano 30,
New Academy 28, Geppinonetti 27, 21 Fuscaldo Calcio 1983, Cetraro FC 15, Amendolara 13. Ci mancherebbe, sei stato bravissimo, perché farle a freddo senza preparazione, questa è veramente una cosa difficile. Fausto, c'è qualcosa da dire o andiamo subito alla prima B? No, volevo solo dire una annotazione, quello che ho detto prima sul Real Mantepone. Sì, ha perso con l'Astinese, ha perso anche con Gioiosi in casa, non è che non abbia già perso, non era l'unica sconfitta. Parlavamo con squadre di bassa classifica la sconfitta. Comunque qui mantiene i 7 punti di vantaggio il Praia Tortora, che ha vinto anche nel recupero, e quindi adesso si avvicina, mancano qui 4 giornate alla fine, non 3 come gli altri campionati, quindi siamo quasi in dirittura d'arrivo per la squadra di Praia e Tortora insieme. E invece il girone B, la prima categoria, tocca festosamente a Christian, che mi pare si è già preparato col microfono. Questa mi pare che è ancora più difficile, se era possibile. Prego, regia. Se riesco a vedere. Kennedy, San Mauro, Marchesa 1-0. Marchesato. E allora, no, vuoi passare il microfono oltre oppure? È meglio. Ecco, sì, perché io faccio parte anch'io della Pallagorio degli occhiali e so che è difficile. Prego. Pallagorio, Silanum 2-1, Real Rocca Bernarda Comunicando 5-2, Santa Severina Sporting Catanzaro Lido 1-3, Stelle Azzurre Cerva 1-1, Campora Caccurese 1-1. Vediamo la classifica, perché non ci fermiamo lì, vediamo dopo, sempre della prima categoria, girone B. Allora, 57 Caccurese, 55 Nuova Rogliano, 47 Campora Calcio, 47 Sporting Catanzaro Lido, 41 Real Rocca Bernarda, 39 Kennedy, 38 Scandale, 37 Santa Saverina, 29 Cius PSG, 27 Cerva, 25 Sillanum, 19 San Mauro Marchesato, 19 Stelle Azzurre, 13 Pallagorio e 11 Comunicando. Grazie, gentilissimo, e comunque mi scuso per queste cattiverie. Mister Sonni, ci aspettiamo di vedere la tua squadra alla finale regionale. Cappellupo, Carrozza e Borelli, rendeteci orgogliosi. Si è arrivato questo messaggio. Sulle immagini di Kennedy San Mauro, Fausto, dobbiamo dire qualcosa qui. Diciamo che il pareggio di ieri tra Rogliano e Scandale ha reso meno complicata la trasferta della Caccurese, che andava a giocare a Campora contro la terza in classifica, e quindi un ulteriore pareggio ha mantenuto i 2 punti di distacco tra le 2 squadre che guidano la classifica, però ancora c'è la possibilità di potersela giocare, perché effettivamente 2 punti sono pochini, e ricordiamolo che, se non vado errato, la Caccurese dovrà fare una trasferta decisiva l'ultima giornata proprio a Rocca Bernarda contro il Rocca Bernarda, che non è che sia ancora in testa nelle zone alte della classifica, ma è sempre un campo difficile da poter giocare, da dove doverci giocare. Benissimo, allora dopo aver visto queste immagini ringraziamo appunto tutti quelli che ci inviano e questi... L'ultima cosa, perdonami, domenica prossima c'è Caccurese Nuova Rogliano. Tanto per dirla tutte quante, perché così abbiamo già domenica prossima, potremo sapere come va a finire questo campionato. E quindi saremo in vigile attesa per sapere il risultato. E mi ricordo che tanto tempo fa dicevamo la Caccurese ha ucciso il campionato, esatto. E tu mi rimproveravi. Bravo. Vediamo ora il girone C per quanto riguarda la classifica. Questo è facile, me lo leggo io, il girone C di prima categoria. Prego, regia. Mi sono tolto A e B, quindi quello facile te lo leggi tu, no? Esatto. Grazie, grazie. Monasterace Atletico Maida 2-1, Fronti Pianopoli 2-2, West Girifalco Nuova Valle 3-1, San Calogero Bivongi 1-1, Capo Vaticano Badolato 5-0, Caolonia Real Mileto 4-0, Chiaravalle Vallata del Torbido 1-4, Ierax Parghelia 2-5. Classifica, quando siamo anche qui alla 26esima giornata, ecco che ci propongono subito la classifica per quello che riguarda la regia. La sapremmo anche a memoria, come sapete, ma è meglio leggerla. Parghelia e Vallata del Torbido 61, Monasterace 58, Capo Vaticano 57, Atletico Maida 52, Bivongi 45, Fronti 40, Caolonia 38, a 33 punti Girifalco, 32 il Badolato, 29 San Calogero, 26 Chiaravalle, 17 Nuova Valle e Pianopoli, 16 Real Mileto, meno 1 Ierax. E qui abbiamo il servizio US Girifalco Nuova Valle, che è finito 3-1. E vediamo cosa è accaduto a Girifalco.
dopo partita di Girifalco Nuova Valle, vinta dal Girifalco per 3-1 in rimonta sulla squadra di Valle Fiorita, che era andata per primo in vantaggio con De Filippo al quinto del primo tempo, e poi la rimonta con una doppietta di Ferraina e la rete di Leonardo Vonella. Siamo in compagnia del mattatore e io penso del migliore in campo di quest'oggi, Vincenzo Ferraina, al quale chiediamo una vittoria che a questo punto vi porta fuori da qualsiasi pericolo. Sì, quasi fuori, ci mancano, per la matematica ci manca qualche punticino. Hanno perso, abbiamo saputo che hanno perso Valle Fiorita, Badolato, comunque per la matematica ancora manca qualche punticino. Oggi abbiamo messo un bel mattoncino per la salvezza, siamo stati un po' disattenti nel primo tempo, infatti abbiamo subito il gol, però poi siamo stati molto bravi a rimontarla, nel primo tempo a pareggiarla e nel secondo tempo a chiudere la partita sul 3-1. Loro, il Valle Fiorita è una squadra molto, molto dura da affrontare, sono stati molto bravi a prendersi delle punizioni sulla nostra tre quarti e a creare dei grandi pericoli. Siamo stati bravi a tenere botta e niente, ora dobbiamo andare a Maida e dobbiamo cercare di almeno di fare qualche punticino lì a Maida e vedere di... e cercare di riuscire a mettere questi altri punticini che servono in cascina e salvarci per questo campionato, onorarlo fino alla fine e andare avanti partita per partita, ormai ne mancano poche. Siamo con Luigi Chiarella, l'ex di turno. Una bella partita disputata dal Nuova Valle nel primo tempo, vantaggio, poi... c'è stato il pareggio di Ferraina, avete tenuto bene testa all'US Girifalco, poi nel secondo tempo un po' la partita, siete calati insomma, anche di tono fisicamente. Insomma. Siamo calati, insomma è calato anche l'arbitro un po' mentalmente, diciamo, per gli episodi. Nel primo tempo la partita poteva andare diversamente, siamo passati in vantaggio... meritatamente penso, perché abbiamo messo un pochino sotto l'Euro Girifalco, perché io conosco, all'andata ci giocavo, è una bella squadra. Sono episodi che l'arbitro, secondo lui è stata una svista, però Leo Conidi è il numero 19, il primo tempo, come hanno visto tutti dalla panchina, dalla tribuna, era stato già ammonito per protesta, insomma. Successivamente si ripete nel primo tempo con un fallo al limite qua e viene nuovamente ammonito. Secondo l'arbitro non era stato ammonito lui, non era stato ammonito il 19, addirittura disse che è stato ammonito il 26, poi si contraddice che è stato ammonito il 16. Insomma, è stata una partita un po' così, siamo stati, lo dico anche a malincuore, siamo stati nuovamente penalizzati. Non voglio demeritare sicuramente l'Euro Girifalco, che è una bellissima l'US Girifalco, che è una bellissima squadra. Io ci ho giocato, quindi conosco il presidente, i giocatori e non posso parlare male, però siamo stati penalizzati per l'ennesima volta come squadra. Noi abbiamo una bella squadra, abbiamo giocato bene, che dire, anche oggi è andata così. E qui vorrei chiamare uno schema. In due minuti tra Fausto e Mister Sonni fare tutti i giusti commenti sulla prima categoria Girone C. Parte Mister Sonni però. Beh, è una categoria questa in cui sia i play-off sia i play-out, anche in questo momento epocale, sono da giocarsi tutti. Ci sono delle squadre sicuramente importanti, il testa a testa soprattutto d'alta classifica certamente ce lo protrarremo fino alla fine di questo campionato. Io mi auguro che da catanzarese, insomma, che le compagini di Catanzaro, come quella del Girifalco soprattutto, possa ergersi al protagonista in questo finale di campionato e riuscire a tagliare insomma il traguardo che sarebbe fissato all'inizio stagione. Fausto, guarda che Mister Sonni può fare anche l'opinionista tranquillamente qui da noi, non so chi perde il posto. Certamente, assolutamente.
Io arrivano questi momenti dei campionati e mi fa male la testa, perché con questi numeri comincio a perdere, perché poi lo sapete che io sono un maniaco, vado a vedere non quello che succede oggi, ma quello che succede la prossima, quello che succede fra tre domeniche. Per esempio, noi abbiamo la Vallata del Torbido, come dice giustamente Sonny, con Parghiria, che se la giocano fino alla fine, anche se la Vallata del Torbido ha un calendario molto più semplice, perché deve incontrare Real Mileto, Jerax e Caulonia, e quindi probabilmente anche il Fronti, e quindi probabilmente potrebbe fare 12 punti, mentre il Parghelia deve andare a Capo Vaticano, e il Capo Vaticano deve incontrare anche il Monasterace, quindi le tre che seguono la Vallata del Torbido si incontreranno tra di loro e rischiano di eliminarsi a vicenda uno con l'altra. A questo punto in questo campionato ci potrebbero essere sicuramente i playoff completi, perché anche il Maida, che oggi è stato sconfitto fuori casa dal Monasterace, ieri, anzi per la precisione nell'anticipo di ieri, può arrivare a mantenere la possibilità di non avere 10 punti e quindi giocarsi il playoff. In coda, ormai lo ieri che se l'abbiamo detto, che sapevamo già che non poteva vincere il campionato, oggi sappiamo che non si salverà più nemmeno, e quindi mentre se la giocano tra Mileto, Pianopoli e Nuova Valle, perché rischiano qua di dover restare una sicuramente fuori, perché con il Chiaravallo a 26 e il San Calogero a 29 si rischia addirittura di avere, ecco, oggi come oggi per esempio il Mileto sarebbe retrocesso perché il Chiaravallo avrebbe 10 punti di stacco. Ci sarebbe da fare il play out tra Nuova Valle e Pianopoli, e qui è da vedere nello scontro diretto chi è in vantaggio rispetto alla classifica avulsa, però anche qui 4 partite e ancora qualcosa può succedere. Perfetto, e se i ragazzi mi aiutano magari tenendo il microfono vicino, dobbiamo fare gli auguri a un nostro amico, quindi al mio 3 dovremmo dire tanti auguri a una persona che è una colonna della nostra redazione di Girifalco, Pepe Rosanò. Quindi al mio 3 si fanno tutti insieme e penso che vi inquadreranno. Ma non diciamo gli anni. No, gli anni non gli diciamo, però 1, 2, 3, auguri. Auguri. A Pepe Rosanò, ci manca. Tanti auguri a Pepe Rosanò. Ok, l'uomo che fa delle inquadrature e delle riprese eccezionali. Grazie ragazzi anche di questa collaborazione. Prima categoria, girone D. Andiamo a leggere i risultati e la classifica. Scusa, ecco, che ti dico una cosa. Sì. Ho guardato subito, il Pianopoli è in vantaggio con la Nuova Valle nella classifica avulsa. Quindi benissimo, sarebbe quart'ultimo e la Nuova Valle sarebbe terz'ultima. In questo momento. Perfetto. Andiamo alla prima categoria, girone D, quelli che sono i risultati e la classifica di questa giornata. Vediamo cosa ha fatto il San Giorgio. Palizzi, Ludos, Vecchia Miniera 0-1, Bovese, Deviese 0-0, San Gaetano, Propellaro 0-2, San Giorgio, San Michel 4-1, Scillese, Borgo Grecanico 3-1, Fortitudo, Reggio, Bianco 1-2, Real San Roberto 1-3, Rosarno, Ravagnese 1-0. Classifica, eccola che arriva. Calcio Ravagnese 62, Propellaro 53 insieme a Rosarno, 50 il San Giorgio, 46 Polisportiva Bovese, 45 Deliese, 38 San Roberto Fiumara, 37 San Michel, 34 Scillese, 33 Fortitudo Reggio, 32 Borgo Grecanico, 29 Palizzi, 26 Bianco, 25 San Gaetano Catanoso, 13 Ludos Vecchia Miniera, 6 Real, e se non vado errato qui dovremmo avere i riflessi filmati di Bovese e Deliese. Ce li abbiamo, regia? Eccoli. Siamo insieme a mister Pavignetti della Bovese. Mister, un punto d'oro si può dire, visto i 95-97 minuti giocati quest'oggi. Sì, penso che sia stata una partita veramente combattuta comunque da entrambe le parti. Complimenti al Derianova che è venuto qua e si è giocata la sua partita a viso aperto. I miei ragazzi hanno risposto alla grande, diciamo, con delle giocate comunque di una certa importanza. Per noi il punto naturalmente muove la classifica. Abbiamo giustamente altre 4 partite che sulla carta sembrerebbero facili, ma non è così, perché questo campionato veramente si sta rilevando un campionato veramente pieno di insidie. Adesso prepariamo le altre partite, bene per quella che è stata sia la fase offensiva sia la fase difensiva, è mancato il gol per quello che sono state le azioni che abbiamo sviluppato. Speriamo ora di fare bene le altre partite che andiamo incontro. Siamo insieme a mister Raso della Deliese. Mister, un punto guadagnato oppure 2 punti persi? Penso che si è vista nettamente la nostra supremazia oggi, e se la mia squadra avesse vinto sicuramente non avrebbe rubato niente.
voglio ringraziare pubblicamente i miei calciatori, sono stati veramente dei grandi giocatori, dei grandi uomini e sono orgoglioso di averli con loro. E abbiamo perso una grande opportunità perché abbiamo impostato la partita per bene durante la settimana, siamo stati aggressivi, abbiamo avuto proprio la voglia di vincere la partita, non ci siamo riusciti per episodi che purtroppo quando il pallone non lo metti dentro il risultato poi alla fine non è a tuo favore, ma sono contentissimo della squadra, settimana dopo settimana stiamo migliorando, stiamo bene e ce la giocheremo fino alla fine del campionato. E ora si spalanca il meraviglioso mondo della seconda e terza categoria. Partirei dal girone B e questa volta vediamo a chi tocca. Penso a Giuseppe leggere i risultati e classifiche. Vi siete invertiti però, non ci cogliete impreparati, caro Giuseppe. Vediamo allora il girone B della seconda categoria. Prego. Rosso Blu, Nuova Grimaldi 2-0. Coscarello, Lamezia 0-1. Falconara, Marano 0-2, Parenti, Villaggio Europa 1-2, Sporting Carolei di Pignano 1-3, Vigor, Nuova Figline 5-1. Vediamo la classifica allora, cosa è successo e cosa succede? Villaggio Europa 41. Marano 39, Rossoblu 37, Lamezia 35 insieme alla Vigor, Coscarello 26 insieme a Parenti, Nuova Grimaldi 25, Nuova Figline 21, 16 Sporting Carolei, 10 di Pignano, 8 Falconara. Complimenti, e quindi voi siete tutti del 2000, o mi sbaglio? Tu che anno sei? Io 2005. Caspita, quindi cioè, meno male che... Mi puoi invecchiare del tutto, poverino. E qualche altro anno... Esatto. E invece l'altro girone lo facciamo leggere, chi mi manca? Flavio, volevo dirti una cosa, Giorgio, sì, perdonami, perché... Prego. Per quanto riguarda la prima categoria, si è definito il quadro della finale di Coppa Calabria. Ah, nella settimana scorsa ci sarà la finale tra Praia Tortora e Ravagnese. Eravamo proprio nel girone D della prima categoria, che si giocherà il 13 di aprile, perché lì il campionato sosterrà due turni di sosta del 13 sì, e del 20. Non si gioca la domenica alle Palme. Allora eravamo arrivati da Flavio per leggerci il girone C della seconda categoria. Vediamo di che tipo di girone si tratta. Catanzarese. Albi Amarni 1-0. Atletico Segliamarina San Pietro Apostolo 7-1. Caraffa Prasarro 1-1. Città di Guardavalle Zagarise 7-0. Marcellinara Maggisano 2-2. Real Fondo Gesù Sofome 2-2, Roccadineto Sersalese 7-1. Classifica. Atletico Segliamarina 47, Caraffa 44, Roccadineto 37, Sofome 34, Città di Guardavalle 33, Marcellinara 30, Albi 29, Amaroni 24, Maggisano 24, San Pietro Apostolo e Real Fondo Gesù 23, Sersalese 22, Presario 21 e Zagarese 17. E se Fausto non si offende, due parole le farei dire a Sonny Barbuto, perché questo è il girone del Catanzarese. Magari facendogli della classifica. Sì, sì, no, la conosco abbastanza, ma in ogni caso mi spiace, ecco, per gli altri amici di Sersale, visto che sono in terz'ultima posizione e quest'oggi hanno preso una scoppola oltremodo tennistica, hanno perso 7-1. Mi spiace anche per gli amici di Zagarese, dove ho insegnato fino all'anno scorso nella scuola media, che purtroppo chiudono da fanalino di coda questa graduatoria, mentre invece il mio amico Salvatore Gidari, ex Botricello, adesso gioca con l'Atletico Sellimarina, comanda questa graduatoria. Poi vice capolista c'è il Caraff di Giampiero Sul, l'altro grandissimo talento che ho visto crescere, quindi sono contento per queste due squadre che stanno dominando il campionato. Anche se il Caraff con il pareggio di oggi rischia di mettere in discussione il playoff, perché... Certo. Si porta a -2 da parte del Guardavalle, anche se sono 11 punti.
E andiamo ora a vedere il girone D della seconda categoria, cosa ci propone e cosa dobbiamo leggere. Questa volta mi sa che mi tocca e non posso evitarmelo. Napizia, Real Pizzo 1-3, Nicotera, Aconia, Spartans 2-0, Piscopio, Nuova Calimera 1-2, Real Leonadir, Polisportiva Lamezia 0-7, San Nicola da Crisa, Philadelphia Cup 7-2, Real Mortilla, Sant'Onofrio 1-0. Classifica, qui siamo alla 19ª giornata, Real Mortilla 44, Nuova Calimera 42, Nicotera 37, Real Pizzo 33, San Nicola 32, Aconia Spartans 31, Piscopio 30, Philadelphia 26, Sant'Onofrio 18, Polisportiva Lamezia 13, Napizia 10, Real Leonadi 3. E a questo punto arriviamo al girone E, dove dovremmo avere anche dei riflessi filmati, ma leggiamo prima i risultati e di conseguenza la classifica. Antoni Mina, Audax Ravagnese 5-0, Melitese, Villa San Giovanni 4-1, Varapodio, Lazzaro 0-1, Catona, Gallina Calcio di Reggio 3-3, Croce Valanidi, Atletico Melicucco rinviata, Polistena, Campese 1-0, ha riposato la 5 Frondese. Vi starete chiedendo qual è la classifica e noi siamo qui per rispondervi. 5 Frondese, pur riposando, rimane prima a 47 punti, 43 Melicucco, 42 Lazzaro, 37 Antoni Mina, 35 Catona, 32 Polistena, 31 Croce Valanidi, 26 Polisportiva Melitese, 19 Villa San Giovanni, 15 Reggio Calabria Gallina Calcio, Varapodio 11, Campese 10, Ravagnese 4. Ed è proprio Melitese e Villa San Giovanni il riflesso filmato che andiamo a vedere. Prego regia. Siamo con l'allenatore del Villa San Giovanni, Romeo Antonio. Diciamo che il risultato non vi arride, però se vogliamo dire, vogliamo trovare una piccola giustificazione, quel palo preso quando sullo 0-0 forse poteva cambiare l'incontro se la palla appunto invece del palo entrava. Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. Sì, oggi purtroppo è un periodo sfortunato, abbiamo preso quel palo dopo 10 minuti, solo col portiere, porta vuota, abbiamo preso il palo. Poi ci siamo presentati con mezza squadra perché non per qualcosa, però mancavano 10 o indisponibili 10 persone tra infortunati e qualcuno che lavora il sabato lavora. Mi mancavano 10 persone. Il primo tempo è stato, sinceramente, abbiamo giocato in modo imbarazzante. Dopo il primo palo preso, siamo stati proprio deludenti. Si può perdere, sì, però con merito. Si deve avere voglia e si può anche perdere. Sinceramente oggi il merito non ha rubato niente, anzi. Ha fatto la sua onesta partita, ha sfruttato le occasioni che ha avuto, è onore al merito che ha vinto giustamente. Sei soddisfatto sia per il risultato che per il gioco? Sì, hai detto bene, soddisfatto oggi sì, soddisfatto sia del gioco che del risultato. E però ti devo dire, io anche l'altra volta tu mi hai fatto le domande sulla partita odierna, ma io mi rifaccio alla partita della domenica precedente, dove abbiamo perso un'occasione unica, abbiamo perso con la Campese e dove abbiamo detto addio ai nostri sogni di gloria. E quindi oggi ci siamo ritrovati con il Villa San Giovanni a dover vincere a tutti i costi per poter essere tranquilli d'ora in avanti. Dove andremo a incontrare squadre importanti, Lazzaro, Cinque Fronde, Melicucco, quindi partite difficili, quindi oggi era fondamentale, abbiamo vinto, abbiamo giocato bene e a un certo punto eravamo con una squadra di ragazzini in campo, diversi 2001-99, quindi doppia soddisfazione perché abbiamo giocato bene e perché abbiamo vinto facendo giocare tanti ragazzini. E quando diciamo che la trasmissione la fate voi, prego signore, è arrivato un messaggio, grande Giuseppe Bruno, saluti da Modena, bella trasmissione, sempre i nonni di Giuseppe, approfitto per salutare mia figlia che è lì nella trasmissione, non solo lì nella trasmissione, ma qui vicino al conduttore. Signore, a questo punto un saluto ai nonni.
Ciao mamma, ciao papà. E quanto è forte Giuseppe Bruno? Per me è il top, sono di parte. E allora noi ringraziamo la signora che ora tornerà nella sua postazione. Grazie signora, un saluto, perché chi ci vede da Modena deve vedere anche la signora, la mamma di Giuseppe Bruno. E abbiamo fatto arrabbiare il regista, ve lo dico già da ora, perché abbiamo impallato la telecamera. Passiamo alla terza categoria, girone D, vediamo i risultati e la classifica. E continuate a seguirci da Modena perché la trasmissione è ancora bellissima. Ecco la terza categoria, girone D, Biancoverdi Lamezia Maida 6-0, Decollatura Conflenti 4-3, Comprensorio Lago Calcio Libertas 2-1, Martirano Lombardo Excalibur Fronti 3-2, Platania PSG Calabria 2-2, Vena Nuova Indomita Colosimi 3-2. Vediamo la classifica, la trasmissione la fate voi con i vostri messaggi praticamente. PSG Calabria 39 insieme al Platania, 37 Biancoverdi Lamezia, 29 Libertas Scuringa, 27 Martirano, 24 Nuova Indomita Colosimi, 22 Excalibur, 20 Audace Decollatura, 19 Comprensorio Lago Calcio, 17 Conflenti, 10 Vena, 5 Maida. Fausto, procediamo? Sì, procediamo, lo vediamo, una lotta a tre tra le prime tre, ma sappiamo che in questa, la terza saranno tre le promosse, quindi già le prime tre lottano per modo di dire per la prima posizione, ma già sono promosse automaticamente, a meno che il Libertas Scuringa non voglia fare lo scherzetto alla Lamezia per fare il playoff. Ed eccoci ora il girone E, quello che è un po' più vicino a noi, vediamo cosa è successo. MAC 3 Santa Caterina 3-0, Tiriolo Amarcord Pontegrande 2-1, Cuturella Gimigliano 0-2, Davoli Academy Life Simeri Crichi 3-0, Petronase Rastretta 2-1, Palermiti Gasperina 0-2. Classifica, eccola che arriva. Sono passate 17 giornate, Gimigliano 43, Davoli 42, Gasperina 41, Cuturella 37, Petrona 25, Life Simeri Crichi 21, 19 Città di Tiriolo, 15 Palermiti, 14 Pontegrande, 13 MAC 3, 10 Santa Caterina, 4 Serra Stretta e mi sa che abbiamo l'ultimo, ma non ultimo, anche questo molto bello, dei nostri servizi tra Palermiti e Gasperina e noi ce lo andiamo a gustare. Siamo qui con il giocatore Gianluca Cullà, attaccante del Palermiti. Gianluca, questo derby è stato corretto, diciamo oggi, vero? Sì, un bel derby. Speriamo la vostra squadra riesca a raggiungere questo obiettivo di salire in seconda categoria, dato che è una società amica e sono tutti amici. Come hai visto il Palermiti oggi? Si era giocata alla pari, diciamo. Era un derby ed era sentito, diciamo, dai. Meritavamo la sconfitta e niente. Speriamo che questo sia un inizio per il prossimo anno, quest'anno è andata così, cerchiamo di chiudere in bellezza il campionato. Tu da ex calciatore del Gasperina, ancora i colori li ami, diciamo, sì, dai. Sì, siete tutti amici, ho un bel ricordo di voi, spero altrettanto, vediamo, dai. Siamo col capitano del Gasperina, qua a Palermiti, con Giovanni Truglia. Giovanni, oggi è stato un derby combattuto. Sì, è stato un derby difficile perché i derby sono sempre partite a parte. E devo fare i complimenti ai miei avversari e ai miei compagni che abbiamo davvero tirato fuori il carattere che serviva per battere il Palermiti oggi. Dopo questa vittoria, il Gasperina, cosa ne pensi di questa vittoria? Penso che possiamo ancora lottare per sia vincere il campionato sia andare in seconda, salire in seconda. Serve l'aiuto di tutti, ogni partita è a sé, dobbiamo vincerle tutte. Ok, da Palermiti è tutto, a te studio. Dopo la partita Palermiti Gasperina si festeggia insieme, questo è lo sport, ragazzi. Dopo la partita, Palermiti Gasperina, questo è lo sport. Si festeggia insieme con i giocatori, da Palermiti è tutto. Sottoscrivo quello che dice Domenico Voci, Fausto. Giorgio, questo è lo sport. Sappiamo, tante volte abbiamo detto di Santa Caterina, il terzo tempo, nei catoi, nel bar, anche a Palermiti hanno dimostrato davvero
di fare una cosa molto bella. È un derby, sapete, a distanza di 6 km i due paesi si sente, però a questo punto giocarsela tranquillamente, festeggiare dopo entrambe, quindi vuol dire che davvero questo è lo sport che ci piace vedere. Complimenti davvero a tutte e due le società. Benissimo, allora siamo arrivati all'ultima classifica con relativi risultati, dovrebbe essere il girone F di terza categoria che andiamo a leggere quando la regia ce lo propone, e siamo quindi all'ultima classifica di questa 20ª domenica. Pernocari Orsigliadi 1-1, Filandari Allarese 8-1, Paravati Fulgo Zungri 1-6, San Costantino Calebro Real Capo Vaticano 3-1, Serrese Gerocarne 4-1. Vediamo la classifica, qui ci sono i nostri amici della Serrese: Orsigliadi 36, Fulgo Zungri 34, Filandari 29, Serrese 27, Pernocari e San Costantino 25, Allarese 20, Paravati 14, Real Capo Vaticano e Gerocarne 7. Fausto, la Serrese in zona... La Serrese è in zona playoff, però si è accorciata la distanza tra le prime due, quindi 36 Orsigliadi, 34 Zungri. Le altre squadre devono lottarsela, perché queste due potrebbero vincere il campionato direttamente. Le altre si devono giocare il terzo posto per l'altra promozione. Perfetto, allora siamo arrivati alla fine, però dobbiamo fare un ultimo giro di esperienze. Francesco Mannolo, allora intanto vediamo, queste ci avete inondato di immagini, ci sono arrivate una marea di fotografie, noi ora le facciamo vedere, però a questo punto vogliamo sapere quanto sei contento di amare il calcio e soprattutto domani quale sarà la prima ora di lezione a scuola. Allora, la prima ora di lezione, inglese. E quindi una passeggiata. Disastro. Benissimo. sono... davvero contento di giocare per questo sport. Ma soprattutto cioè, la soddisfazione maggiore, insomma, è di crescere. Non è tanto, magari ti auguriamo di diventare un grande calciatore, ma di crescere come uomo e come persona. E con mister Sonni vai tranquillo. Sì, al suo fianco. Dobbiamo salutare qualcuno, qualche fidanzata? La fidanzata. E come si chiama la fidanzata? Graziana. E allora salutiamo Graziana. Ciao Graziana. E aspetta, un'altra domanda e poi facciamo anche ai tuoi colleghi. Tatuaggi? No, no, zero. Niente. Perfetto. Dai. E allora noi ringraziamo Cristian Capellupo, perché siete spostati e mi avete... avete preso il contropiede. Ecco qua, Cristian Capellupo. Sì. Eccolo, e tocca a te ora parlare. Il messaggio Urbi e Torbi, mentre vedo che festeggiate, ma quando festeggiate sono bellissimi questi momenti. Qua cos'era successo? Diciamo che noi festeggiamo dopo ogni vittoria, e vittorie ne abbiamo fatte tante. E colgo l'occasione per salutare i miei compagni, il mister Michael Paone, il signorino Valentino e tutta la dirigenza. Domani. Quanti ragazzi avete nella scuola calcio? Nella scuola calcio, compreso diciamo le categorie giovanissimi allievi che di norma non fanno parte della scuola calcio, saremo circa 130-140, ma sono pochi, secondo me bisogna aumentarli, perché abbiamo tutte le potenzialità, insomma, per fare qualcosa di grande soprattutto nei prossimi anni. Anche perché vedo che avete raggruppato diversi paesi, quindi è importante, un buon numero. Voglio aggiungere che tutte queste immagini le abbiamo grazie alla mamma di Giuseppe Bruno, che è la nostra fotoreporter, la nostra cameraman ufficiale. In casa giochiamo al Verde Oliva, al campo di Gagliano. Al Verde Oliva. Però ci siamo dimenticati di chiedere a Cristian la prima ora domani. Domani la settimana inizia bene con un bel compito in classe. Perfetto, di che materia? Informatica. Salutiamo il professore. Come si chiama il professore? Leone. Allora dite che tutti quelli che partecipano a Domenica Gol hanno diritto a un voto in più nei compiti in classe. Enrico, dove sei? Ecco. Sì. E allora lo chiediamo a te, Cristian ha la fidanzata? No, Cristian è single. E invece tu? Io nemmeno. Perfetto, quindi due single. Il calcio cosa ti ha dato fino ad oggi e cosa ti aspetti che ti dia? Spero di avere grandi soddisfazioni per la mia vita, è stato un anno molto emozionante, stare con questi compagni di scuola è stato come una famiglia, avere una seconda famiglia. E spero che il mio cammino continui in questa squadra con il nostro mister Sonny Barbuto. Superiori, vero ragazzi? Sì. Tatuaggi? Zero. Zero tatuaggi. Mi manca ancora Flavio, che è microfonato. E allora Flavio, le domande sono queste. La prima ora di domani ce la siamo dimenticata. Domani non va a scuola. Domani non si va, è vero. Hai certificato medico per domani. Lo vedo che non si sente tanto bene, quindi lo possiamo giustificare con i professori. Dicevamo con Flavio, allora, prima ora di domani? Latino. Bellissimo, appassionante. Sì, non dico.
Ah, ma lui fa liceo scientifico, è normale che gli tocchi il latino, dai. E poi, insomma, questa, la gioia di stare con i compagni. Chi è il compagno con cui è legato di più? Quello che magari anche calcisticamente parla la tua stessa lingua? Un po' tutti, ma soprattutto, non so, Francesco Mannolo, che giochiamo sulla stessa fascia, quindi... Ah, quindi siete una catena di attaccanti, sì, sì, e centrocampisti. E la fidanzata? No, no. Quindi sono tutti sul mercato, ragazzi. No, Giuseppe, mi manca Giuseppe, perché Giuseppe, concludiamo, perché Giuseppe c'ha anche i nonni che in questo momento stanno venendo a Modena e sono diventati i nostri, alcuni dei nostri telespettatori più lontani, ne abbiamo sparsi in tutta Italia. Vai Giuseppe. Io domani inizio con Scienze. Fuori onda sta cercando di convincere i genitori affinché non vada. Eh sì, dopo questo sforzo mi sembra dovuto. Sono tanto felice di giocare in questa squadra. Spero che continui questo anno che abbiamo iniziato l'anno scorso, in agosto. Mi ha dato tante soddisfazioni e spero che me le dia ancora. Ok, comunque siete tutti bravissimi ragazzi, vivaci ma bravissimi, e quindi faccio i miei complimenti. Mister Sonny Barbuto, siamo esterefatti perché veramente questa, oltre che una scuola calcio, è anche una famiglia. Qual è la ricetta segreta? La ricetta segreta è quella di volersi bene, di concorrere per uno stesso obiettivo, di crescere insieme e anche attraverso gli errori, perché il nostro percorso di crescita è stato pregno di errori, grazie ai quali insomma siamo diventati comunque ragazzi migliori e uomini migliori. Per cui speriamo che spero che tutte le sconfitte che nella vita magari talvolta capitano possano far sì che ognuno che le subisca abbia la forza di rialzarsi e di puntare sempre alla luna, perché non voglio fare il filosofo, ma ci credo in questa frase: laddove non raggiungessimo la luna, ci rimarrà la soddisfazione di aver viaggiato almeno tra le stelle. Perfetto, Fausto, e stasera concludiamo alla grande, veramente una puntata che ci ha entusiasmato, tu che ne dici? Sì, no, io sono molto molto felice quando abbiamo queste puntate con ragazzi, ringiovaniamo. Resta l'impegno a Francesco Mannolo di trovarmi quel mio alunno degli anni Ottanta, perché mi fa piacere ricordarlo, perché se Leonardo Di Cutro è stato davvero un bell'anno per me. Noi facciamo ancora un'altra piccola sorpresa. Questo è lo staletto. Ecco, l'avviciniamo direttamente, può passare direttamente. Ecco, in questo momento. Ecco, queste sono le ragazze dello Staletti che sono state nostre ospiti qui nei nostri studi. Ci avevano promesso che ci mandavano le foto, noi le ringraziamo e le salutiamo. Grazie, spero che sia stata anche una vittoria quella che ci avete mandato. Comunque, in ogni caso, è stata sicuramente una buona giornata di sport. Niente, ringraziamo tutti quanti i nostri telespettatori, come sempre quello che dico io. Noi ci mettiamo la faccia, gli altri ci mettono il lavoro. E adesso salutiamo, tu vuoi salutare con un'altra sorpresa. Prego, Giorgio. E lo so, siamo fantasiosi, però io non posso non far vedere in trasmissione questa signorina, la sorella di Giuseppe. Come ti chiami? Cinzia Pia. Cinzia Pia, che onestamente ora una ragazza che magari non è proprio appassionatissima di calcio, che resiste tutta la trasmissione pur di vedere il fratello in televisione, merita che sia lei a concludere la trasmissione. Dovresti salutare i telespettatori e dire a domenica prossima. A domenica prossima. E se dite salutiamo, ci sono anche i nonni, mi pare. Ciao nonni. Grazie a tutti e scusateci, noi siamo fatti così. Buona serata. Un appuntamento in collaborazione con